Allora, torniamo in studio, in diretta, grazie per essere con noi. Stiamo in questa lunga non-stop per raccontarvi il voto dei calabresi. Abbiamo ascoltato anche chi ha avuto modo di seguirci nelle prime, già dalle 10 di questa mattina. Abbiamo avuto una serie di ospiti che hanno raccontato la loro esperienza in questa campagna elettorale, chi ha vinto, chi ha perso. Continuiamo, vedo Mediadò che è già pronto da Reggio Calabria, sei nella sede del Movimento 5 Stelle. A te Mario. Eccoci direttore, siamo tornati in onda naturalmente sempre per cercare di dare ulteriori luci su quello che è stato il risultato Regina Calabrese. In particolare abbiamo l'ex candidato sindaco di 5 Stelle Fabio Foti, che in questo caso era candidato di punta per quanto concerne poi in particolare il collegio camerale cittadino. È davvero, per molti versi, a sorpresa, un risultato stratosferico, il 20% in un contesto in cui 5 Stelle ha certamente riportato una grande affermazione, ma prima di dare la parola al diretto interessato, soprattutto va considerato che rispetto all'assessore comunale in carica, nonché già consigliere regionale Mimmo Battaglia, praticamente voti appaiati, giusto se non sbaglio, 500 voti di distanza, con un centrosinistra a supporto di Battaglia, che naturalmente non ha garantito, evidentemente, in un contesto di calo, anche se il risultato in quel caso è stato migliore della media calabrese, quel tipo di apporto che si aspettava. Foti. Sì, è un risultato per noi sorprendente perché bisogna sempre contestualizzare, no? Sia il tipo di candidatura che appunto la situazione nella quale questa candidatura si svolge. La prima situazione fa riferimento al fatto che sono un normale attivista, un professionista della salute prestato alla politica. Sapete che naturalmente quando non ci sono dei know-how legati ad attività parlamentari in corso oppure grosse coalizioni che ti sostengono, andare realmente porta a porta, scherzo io sempre dicendo come la differenziata, è sempre molto difficile e sicuramente più problematico. L'altro aspetto riguarda i colossi contro quali naturalmente una forza politica, ancorché innovativa nella proposta, si sia trovata a competere, perché naturalmente questa benedetta, direi maledetta, legge elettorale punisce chi non è in coalizione. Sapete che il Movimento 5 Stelle è andato da solo, per cui competere in un collegio uninominale, ripeto, con queste due grandi coalizioni, sapevamo che sarebbe stato estremamente problematico. Per Ecco, questo motivo, naturalmente da bene, insomma. ecco, in questo Assolutamente. contesto naturalmente non si può sottacere il grande risultato che ha avuto in tutto il Reggino, invece il centrodestra e segnatamente Forza Italia, che è andata davvero come un treno. Tra Ciccio Cannizzaro e Gianni Arruzzolo non c'è stata effettivamente partita, ma nell'analisi di Fabio Foti perché? Confermano una forza elettorale veramente straripante. Credo che abbiano fatto cilecca soltanto alle amministrative, lì per motivi che poi andranno a investigare, però chiaramente. Naturalmente Forza Italia mantiene qui un forte radicamento, credo per la forza proprio dei candidati. Non credo che ci sia qualcosa di diverso rispetto al deludente quadro nazionale, ma non c'è dubbio che alle nostre latitudini Forza Italia rappresenti un fattore veramente molto rilevante. Riparliamo però di 5 Stelle, abbiamo parlato di Rosatellum, no, Fabio Foti, e in realtà la grande sorpresa è, da un lato, la strepitosa affermazione in Calabria, ma in tutto il sud, voglio solo ricordare, picchi del 42% in Campania. 5 Stelle sembra davvero pro quota essere ritornati indietro di 5 anni al 2018, ma al contempo alcuni collegi in cui vi siete battuti con risultati davvero importantissimi. Abbiamo già citato nel pro quota Reggio Calabria, comunque con un'affermazione importante, ma ancora più importante, se possibile, Vittoria Baldino, che stava per spuntarla nel suo collegio, e clamorosamente, malgrado la legge elettorale, la vittoria dell'ex sottosegretaria alla Cosentina Anna Laura Orrico, che ha battuto un uscente di rango, no? Sì, Antonio Gentile, Andrea Gentile. Andrea, scusatemi, Stirpe Gentile, ci siamo capiti, è un collegio completamente considerato blindato e invece si è riusciti con la forza delle idee del programma e probabilmente anche sfruttando un monito di ribellione di quelle popolazioni ad ottenere un risultato assolutamente insperato. Vorrei porre soltanto l'attenzione, 10 secondi, sul fatto che dei 7 collegi uninominali, 3 siano stati fortemente contesi e 4, pur vedendoci soccombenti in maniera netta, ci hanno visto di fatto sempre al secondo posto.
E io un'ultima considerazione, poi chiedo a voi, direttore, se ci sono domande da studio, che naturalmente in tutto questo 5 Stelle ha portato da un lato la verve e la grande, diciamo, voglia di incontrare il presidente del Consiglio di un tempo, Conte, da parte dei sostenitori, anche Regini, che hanno potuto in qualche modo incontrarlo, sebbene fugacemente, dall'altro il risultato che a quanto pare porta a casa entrambi i capilista, che sono in tutte e due sostenitori da protagonisti prima della loro nuova inedita parentesi politica di un importantissimo movimento antimafia, l'ex procuratore nazionale antimafia, già procuratore distrettuale Regino Federico Cafiero De Raho, e l'ex procuratore generale di Palermo, nonché membro di vaglia del pool Caponnetto, Roberto Scarpinato. Per quanto riguarda 5 Stelle, qualcosa da chiedere da studio? No, va bene così, grazie Mario, grazie per A voi la linea. questo racconto dal cuore proprio del Movimento 5 Stelle. Ho il piacere di avere in studio con me il professor Antonello Costabile. Grazie professore, l'ho sottratta ad una riunione per essere qui con noi perché la sua lettura del dato elettorale è illuminante. Lei ha passato un po' di ore a leggere, a vedere, a verificare, a confrontare, a proiettare questo voto. Ce lo può, come dire, con un aggettivo descrivere questo voto che è maturato in Italia e in Calabria? Innanzitutto grazie per l'invito e buongiorno a chi ci ascolta. Dovendo sintetizzare, sono tre gli aspetti, credo, che di più mi hanno colpito e credo che colpiscono molti osservatori. Da una parte, il dato dell'astensionismo e quindi la ribadita crisi della nostra democrazia come di altre democrazie europee, perché è evidente, in Francia pochi mesi fa ha votato alle politiche solo il 48% dell'elettorato, un dato ancora più clamoroso del nostro, e quindi da noi ha votato il 63%, 17 milioni di italiani non si sono recati alle urne. È come se qualcosa come la Grecia fosse stata all'interno dell'Italia, o se vogliamo il Mezzogiorno, non avesse votato. Questo è un dato che i partiti, secondo me, metteranno in luce per 2 o 3 giorni e dopo dimenticheranno, e che invece credo che in un'opinione pubblica accorta debba creare delle riflessioni, perché sovranità popolare vuol dire esercizio del diritto-dovere di voto, si esercita attraverso il voto, e quando 17 milioni di italiani non si recano alle urne è un dato clamoroso che richiede profonde riflessioni non solo alla classe politica, ma a tutti i cittadini italiani che hanno a cuore le sorti della nostra democrazia. Il voto, direttore, io lo interpreto come un voto di protezione da una parte e di assistenza dall'altra, e le due cose si sostengono. Penso che dopo la crisi del 2008, la crisi economica, poi il susseguirsi di shock e problemi di vario genere, e per ultima la tragedia del Covid e la guerra in Europa, ci sia da parte dell'elettorato italiano una forte domanda di protezione e di rassicurazione, che in questo caso la candidata Meloni e il partito di Fratelli d'Italia è riuscito evidentemente a intercettare in maniera potente, e dall'altra parte, collegata alla protezione, una domanda di assistenza non più proveniente solo dal Mezzogiorno, come abitualmente si pensa, ma in effetti Sono da indiretta, tutta sono indiretta. quanta il paese, in termini di domande che ci siamo abituati a vedere di bonus, di ristori, di risarcimenti, di sussidi e di sostegni. E c'è stata una vera e propria gara in questa direzione durante la campagna elettorale. E mi pare che le risposte in vario modo confermano tutto ciò. Quindi mi pare che i risultati si inseriscono in questo contesto di crisi della democrazia e di voto di protezione e di Adesso assistenza. arriviamo. Anna Falcone, che ringrazio per essere con me,
Proviamo un attimo a descrivere che cosa è accaduto nella galassia del centro-sinistra. È inevitabile che il PD ne esce con le ossa rotte da questa competizione, forse perché ha sbagliato tipo di campagna elettorale o forse che il partito non risponde più a quelle che sono le istanze di una società come quella italiana che è notevolmente cambiata dopo il Covid, dopo tutto ciò che abbiamo subito in questi 2 anni? Guardi, io credo che la crisi di questi anni ha soltanto accelerato e portato a termine un processo di decadimento che purtroppo era iniziato già molto tempo fa. E lei ricorderà, direttore, come già 5 anni fa con Tommaso Montanari avevamo provato con l'esperienza del Brancaccio questo esperimento di unità e rinnovamento del centro-sinistra, che era purtroppo fallito sulla duplice forza centrifuga sia delle classi dirigenti attuali più preoccupate di mantenere il potere, guai a rilanciare un messaggio di lotta alle diseguaglianze per il lavoro, per la partecipazione democratica, e dall'altra parte da un mondo di estrema sinistra che è diventato più testimonianza del passato che non forza con, o forse, troppe forse, con una reale volontà di cambiamento sul futuro. A me pare che il voto di adesso sia sicuramente il frutto di una scelta scellerata, quella di aver mandato all'aria nel giro di una notte un lavoro che si era fatto, tra l'altro a più voci, non solo politiche, di ricucitura, di costruzione di questo campo largo. È stata la scelta del segretario Letta, e tra l'altro, per quanto ne so, anche in dissenso con larga parte del Partito Democratico. E però bisogna anche dire che è complice non solo questa legge elettorale, ma il mancato coraggio di far valere anche gli statuti dei partiti, e molta parte di quel partito, anche quella che era in dissenso, gliel'ha lasciato fare. Tutti troppo terrorizzati dall'idea di non essere riconfermati nei seggi più o meno sicuri. C'è sicuramente un problema di democrazia, e questo c'è in tutto il paese, perché, come giustamente sottolineavate voi in studio, è un'elezione che registra il più alto dato di astensione della, insomma, della storia repubblicana. Però c'è un problema anche di democrazia interna un po' a tutti i partiti, il verticismo che è stato preso come modello anche da partiti di sinistra e da alcune esperienze di estrema sinistra, come abbiamo visto in questo caso, il mancato rispetto del territorio, calare dall'alto dei candidati che non hanno non solo nessun legame con quel territorio, ma che non esprimono neanche battaglie significative con quel territorio. Oppure quando si scelgono i candidati del territorio, li si sceglie prendendo sempre da quel ceto politico che usa quel territorio come bacino elettorale, scambiando voti in cambio di soddisfacimento di bisogni di qualche tipo. Ecco, questa è una crisi che purtroppo dura da molto tempo. Quello che però io noto, soprattutto per il dato calabrese, ci tengo a sottolinearlo, che l'astensionismo di tante elettrici e di tanti elettori non è disinteresse. È una protesta che ha avuto anche uno sfogo attivo. Va riconosciuto al Movimento 5 Stelle un risultato molto importante. Io lo dico non essendo assolutamente un'iscritta del Movimento 5 Stelle, però questa vittoria di Anna Laura Orrico nel collegio che proprio riguarda Cosenza e provincia, ma non soltanto, è un risultato importante, è un risultato che tra l'altro diciamo così, sfila la sedia all'erede di una dinastia politica che non ha rappresentato sempre il meglio della Calabria. Il crollo del Partito Democratico è purtroppo evidente, ma non da adesso, anche con l'esperienza delle regionali, il risultato che avevamo avuto con le regionali, per quanto sia stata deludente anche quell'esperienza, era già significativo ed emblematico del fatto che il voto in Calabria è stato un voto reattivo. Chi non ha votato, non ha votato sicuramente devo per protesta, un attimo. Ma anche chi ha votato per protesta, insomma, determinando un cambiamento significativo. Fermare un attimo. Filippo, sei in collegamento con me, sei d'accordo con l'analisi fatta dal professore Costabile? Il professore Costabile ha sottolineato un dato che è quello della scarsa partecipazione, che secondo me è dovuto, professore, al malessere che c'è in Calabria.
Quindi lei diceva che è un voto dettato, diciamo, se non dalla convenienza bruta quasi. Eppure sia la mancata partecipazione al voto, sia il voto dato ai 5 Stelle e il mancato voto al PD, secondo me sono tutte e tre delle espressioni di un malessere profondo che c'è in questa regione, che è un malessere dovuto alle mancate risposte generali che ci sono ai mille problemi, quindi anche a fenomeni di disaffezione, a fenomeni di disillusione, a fenomeni insomma, di non trovare risposta alle domande, sia al fatto che nei partiti su cui si poggiavano le speranze di dare un minimo di risposte non sono arrivate minimamente. E allora, quindi, più che definirlo un voto di protesta, è un voto, come dire, è l'ennesimo voto che viene dato per cercare di svegliare gli animi e per cercare di svegliare le coscienze. Ora, io non so se la strada che ha indicato dopo il professor Costabile la professoressa Falcone, che ha fatto cenno all'iniziativa di tempo fa con il professore Montanari, era quella giusta o non giusta. Di certo c'è una cosa: o la sinistra diciamo, esce dalle ceneri del PC e di parte dell'ADC, imbocca una strada in maniera chiara e netta e la definisce. E da questo punto di vista, mi consentiranno le persone che sono con te in studio, credo che Letta sia responsabile, ma non sia il solo responsabile, perché la frammentazione correntizia che è in atto in quel partito e che deriva sicuramente dalla segreteria di Bersani e si è poi, come dire, amplificata con la segreteria di Zingaretti e che porta alcuni nomi e alcuni cognomi, io ne faccio solo due per comodità di linguaggio, che sono quelli di Franceschini e di Orlando, credo che abbiano molto influenzato la segreteria di Letta, che oggi nella conferenza stampa, consentimi di dire questo, con grande dignità politica e anche con grande dignità personale, ha annunciato: ho perso, porto il partito al congresso e poi me ne vado. Qual è il punto? Qual è il punto centrale di tutta questa discussione? È che di fronte a questo malessere la risposta può essere o il disimpegno o un voto a chi incarna queste esigenze. Io e te abbiamo parlato a lungo in questi giorni e avevamo notato una cosa che voglio dire ora a tutti i telespettatori e agli ospiti nostri di oggi pomeriggio. Ma perché quell'arroganza, quella protervia che io ho letto in molte delle risposte che sono state date a personaggi che gravitavano nell'ex PC, nell'attuale CGIL e che hanno dichiarato di votare 5 Stelle? Da dove nasceva quella protervia? Perché quell'arroganza? Perché rispondere in quel modo e non rendersi conto invece che anche quelle dichiarazioni erano figlie di quella situazione e di quel malessere? Beh, Da lì bisogna ripartire. professor Costabile, bisogna tenere conto che c'è un popolo però che ha votato e ha votato Meloni, ha votato il centrodestra, quindi non possiamo dire che è stato un voto tutto, come dire, veicolato, spinto, sorretto dalla protesta. C'è anche una visione diversa del paese, che il centrodestra ha rappresentato nel corso della campagna elettorale. Se Meloni intercetta il 26, quant'è per cento, adesso non 26, 26,1 più o meno. mica così arriva al 26%, arriva al 26 perché evidentemente è riuscita a lanciare dei segnali che in quel momento, dei messaggi che in quel momento il popolo italiano aveva bisogno di ascoltare per sancire questo legame, per stabilire questo contatto di fiducia, perché sennò diventa, no? Sì, io credo che forse bisognerebbe un attimo, se possibile, fare un piccolo passo indietro. Quindi la Meloni aveva come partito di Fratelli d'Italia alle precedenti elezioni il 4,35 a livello nazionale, pari a circa 1,5 milioni di voti. Ora ha preso 7.145.000 voti, con un aumento di quasi 6 milioni di voti. Allora,
boom di questo genere negli ultimi anni ne abbiamo visti più di uno. Il boom dei 5 Stelle tra 2013 e poi soprattutto il 2018. Poi il 2019 abbiamo visto il boom di Salvini, superiore alle europee del 30%. Nel frattempo oscilliamo tra tecnici di vario genere, c'è stato prima Monti e ultimamente Draghi. Io credo che più che chiaramente è più che lecito interrogarsi sulle sorti della sinistra, il punto chiave è che ho l'impressione che come un cane che si morde la coda, la politica italiana non riesca né a livello di partiti, né a livello di coalizioni, né a livello di politica intesa come sistema di partecipazione, rappresentanza e educazione anche alla vita civica, non riesca ad uscire da determinati problemi. Ne cito uno che credo che sia importante. Dall'ascesa in campo di Berlusconi 28 anni fa, noi ci arrovelliamo sulla possibilità che esista un partito conservatore in Italia. Ora, Berlusconi lo voleva fare alla maniera liberale e non ci è riuscito. E Fini lo voleva fare alla maniera da Alleanza Nazionale e non ci è riuscito. Ora ci ha provato Salvini, la Lega, Partito Nazionale in più, non più della Padania, e non ci è riuscito. Ci riuscirà la Meloni? Non lo so, ma sicuramente questo problema di un passaggio maturo verso un sistema che sia capace di articolare proposte, posizioni in maniera più chiara è un problema dell'Italia, perché noi non abbiamo né un bipolarismo completo, perché i 5 Stelle si definiscono progressisti e il PD pure, ma sono divisi, come si è visto, altrimenti forse le elezioni sarebbero andate anche un pochino diversamente, né un bipartitismo Non avrebbero vinto ugualmente, però. avrebbero vinto come ugualmente, né un bipartitismo, siamo in una sorta di tripartitismo o più e non si capisce dove e in che modo si possa uscire da questa cosa. E chiudo con un'osservazione. A questi problemi, da più di 10 anni, la politica italiana cerca di dare risposte tecniche, cioè i partiti non funzionano, non si aggregano, hanno sempre minore consenso. Come risolviamo il problema del governo? Con ingegneria elettorale o ingegneria costituzionale? Cambiamo i sistemi elettorali o cambiamo la Costituzione? Questo io credo che sia una strada pericolosissima, che in tutti questi anni, infatti, ci porta sempre a dire che i sistemi elettorali sono sempre più macchinosi e contorti e che le riforme rischiano di fare più danni che benefici. Domenico Martelli, che ringrazio per essere con me, Grazie. però non vinci 7-1 se non hai un'idea, se non hai un progetto, se la gente non interpreta quello che è il tuo messaggio. Non puoi vincere 7-1. Ti riferisci naturalmente all'overdose di Fratelli d'Italia. Il problema, che problema non è, perché è un partito che aveva già eliminato, a mio avviso, al di là delle uscite mediatiche estemporanee, ha già gli anticorpi in sé per non fare paura più di tanto. Io non ho mai creduto a questa retorica di Orban, di Le Pen, che purtroppo però ieri sera sono stati i primi a complimentarsi con lei. Io credo che ci siano due aree di questo paese ferme da un bel po', ha ragione il professor Constabile, cioè in realtà se guardi bene non si è spostato niente, perché Fratelli d'Italia ha preso quello che era di Salvini, E di Forza Italia. sostanzialmente, e di Forza Italia, e 5 Stelle è andato a prendersi quello che era distribuito in quell'area di centrosinistra. Poi tu mi dirai, Filippo dirà, che 5 Stelle non è diciamo, un voto completamente di sinistra e che ha fatto cose che possono anche non essere di sinistra, però poi, come spesso accade, è il voto, è la gente che detta la linea. Questa volta, come ho avuto modo di dire anche ieri, è un voto politico, completamente politico. Non ci vedo nulla di protesta nel voto 5 Stelle, ci vedo la difesa di un piccolo patrimonio che si era costruito nella precedente legislatura e ci vedo l'occupazione di uno spazio, questo sì, di difesa di diritti sociali minimi, chiamiamoli anche di povertà, che purtroppo il Partito Democratico ha smarrito nei salotti, nei caminetti, nelle interpartitiche, nelle candidature decise in una stanza tre persone. Voglio dire semplicemente che il 5 Stelle altro non è che
tutto ciò che non è mai più stato un grande partito di sinistra, che in Italia è letteralmente scomparso. Meloni farà la fascista? Meloni non farà la fascista, perché quell'area politica di centrodestra qualcuno la dovrà occupare. Tanto è vero che Silvio Berlusconi, secondo me, è capace, anche in condizioni psicofisiche del 10-15%, quali sono quelle attuali, secondo me non darà tutto questo campo libero all'estrema destra, perché ti faccio notare che se fa il gruppo unico con Salvini, la tiene sotto schiaffo. Non sì, sarà però, una dittatura. Però io rispetto il voto degli italiani. No, evidentemente va rispettato. Però non ha preso voti ad altre aree politiche se non a quella no, stessa è quella, parte. Quella. Chiedo ad Anna Falcone, l'aver incentrato una campagna elettorale demonizzando l'avversario, anziché proporre soluzioni per i problemi della Calabria, è stato un autogol straordinario questo, no? Che alla fine si è rivelato e lo vedi nei numeri che ha raccolto la sinistra. Assolutamente sì, direttore, anche perché per un elettorato disperato che non solo è uscito dalla pandemia, ma continua a vivere una condizione di costante migrazione giovanile, di perdita del lavoro anche da parte di quarantenni, cinquantenni, o più a poca presa, la paura di un nemico, tra l'altro rievocando il fascismo e neanche parlando di quello che è invece il reale problema, che è il sovranismo, il fatto di poter pensare in maniera antistorica che i problemi enormi che abbiamo possano essere risolti in un contesto nazionale e non in un contesto europeo, anche questo sicuramente da riformare. Il punto è proprio quello che si diceva prima. La politica è diventata in maniera un po' trasversale, devo dire, un lavoro di elite, un problema di conservazione dell'establishment. Giorgia Meloni nel centrodestra ha abilmente saputo ricucire, proprio facendo leva su quelle che sono le paure reali degli italiani, che non è il fascismo alle porte, ma è come arrivo alla metà del mese, che futuro avranno i miei figli, come stiamo vedendo, ad esempio, i cambiamenti climatici incidono drammaticamente sulle nostre vite, facendo impennare il prezzo di generi alimentari primari, determinando catastrofi importanti, cioè come ritrovo il lavoro, come faccio a essere pagato in maniera dignitosa. Ecco, lei è stata brava, insomma, a saper ricucire un rapporto e a sapersi vendere. Anche questa è stata una furbizia che non credo potrà trovare poi riscontro nella realtà, di fronte a un popolo impaurito. Ecco, non era impaurito perché c'era il fascismo alle porte, ma è impaurito perché da troppo tempo quelli che noi pensavamo fossero dei diritti acquisiti e garantiti, il lavoro, la sanità, lo ribadisco e lo sottolineo drammaticamente, soprattutto per la nostra regione, e tanti altri ci sono stati tolti. Un altro elemento che credo sia stato molto grave per il centrosinistra è aver preso una posizione molto debole sull'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata, che è questa riforma che stanno facendo passare in maniera un po' surrettizia, senza parlarne troppo nei telegiornali nazionali, non è solo una minaccia per il Mezzogiorno, ma è una minaccia proprio per l'unità del paese. Togliere risorse allo Stato significa di fatto depauperare tutti i diritti sociali, ribadisco, la sanità in primis, ma tutto quello, insomma, che deve essere finanziato con il bilancio dello Stato. Questo non è stato detto neanche al centro-nord ed è stato gravemente taciuto al sud. E anche in questo, permettetemi di sottolinearlo, il Movimento 5 Stelle invece ha preso una posizione molto molto chiara. Altrettanto, per onestà, va detto, il gruppo, insomma, la coalizione sinistra Verdi, però anche lì un'altra delusione. Ci si sarebbe aspettato un colpo d'ala in più, il coraggio di costituire un partito rosso-verde e non le ennesime coalizioni agglomerati di simboli, dove appunto, insomma, sono più i capi che non gli eserciti. Filippo, comincia adesso una nuova partita, una nuova stagione. Chi ha vinto deve consolidarsi, chi ha perso deve ripensare al suo progetto politico. Una stagione complicata all'interno
di una crisi internazionale molto forte dovuta alla guerra, all'aumento del costo di energia. Insomma, va riscritto, va ripensato il Paese in questa fase. Sì, più che ripensato va innanzitutto cementato quello che noi abbiamo da qui alla fine dell'anno, perché ci sono delle scadenze che sono ineludibili, scadenze importanti, c'è una situazione che non è ben chiara, non si capisce bene dove va a parare per quanto riguarda la guerra che è in atto in Ucraina, non solo in Ucraina. Pronto? Sì, sì, ti sentiamo. No, non mi ascoltate più? No, ti sentiamo benissimo. Noi ti ascoltiamo benissimo. Benissimo proprio, benissimo. Ti ascoltiamo benissimo. C'è un problema, forse il tuo, non il nostro. Noi ti ascoltiamo benissimo. Mi senti? Vabbè, allora proviamo a richiamare. Professor Costabile, una stagione nuova, un paese che deve giocarsi le sue sfide, sono nuove, la politica si confronta con una società notevolmente cambiata, piena di paure, di ansie, di tensioni, di incertezze. Ecco, il messaggio della politica deve essere rassicurante, ma non con le parole, rassicurante con gli interventi che migliorino la qualità della vita nel nostro Paese. Ci sono intere famiglie impoverite, figli che lasciano il caso della Calabria per andare a lavorare altrove, c'è il caro energia, le bollette, le aziende, alcune stanno chiudendo. Cioè, non è facile questa fase. Quali risposte possono venire dalla politica? Devono essere serie, forti, precise e risolutive. Sì, io penso che per qualche giorno ancora sarà tempo di analisi, ma poi la verifica è nelle cose, nell'azione politica istituzionale concreta. È là che si misura il rapporto tra i risultati ottenuti e la capacità di governo. E quindi penso che serva onestà nell'analisi dei risultati, come stiamo provando, come stanno provando in tanti, perché appunto, così come a questo successo del centrodestra è dovuto innanzitutto alla capacità di aggregazione di questa coalizione, che nella sostanza, questo è un dato che anche in TV viene detto poco, alle TV nazionali, se uno guarda i voti del centrodestra nel 2018 erano 12.200.000, se guardi quelli di ieri trovi 12.200.000. Ovviamente ci saranno stati flussi per cui si è ridotto l'elettorato, qualcuno dal centro-sinistra è passato al centro-destra, ma grosso modo, sostanzialmente, il centro-destra ti dà l'impressione di tenere più che di sfondare. L'effetto sfondamento è dovuto alla sistema elettorale. Così come, attenzione a celebrare eccessivamente la tenuta del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle aveva 10 milioni e 700 mila voti, ora ne ha preso 4 milioni e 200 mila, ha perso 6 milioni e più di voti. Cioè, la questione bisogna guardarla con onestà per capire quanto sia difficile per tutti, aggiungendo che ci vorrà responsabilità da parte di tutti nella finanziaria per fare i conti col debito pubblico enorme, la crisi energetica, mi pare che lo dicevate prima, gli impegni e la collocazione internazionale a livello NATO e a livello Europa. Ma tutto questo sarà ancora impegno di onestà nella lettura dei dati, anche questo detto poco, rispetto a tre Italie. Quando andremo meglio ad approfondire, già dai primi segnali dell'Istituto Cattaneo, viene fuori la fotografia non di una Italia come quella che appare dai seggi del maggioritario che premiano l'aggregazione del centrodestra uniformemente a destra, ma vengono fuori tre Italie. L'Italia, quella appunto che aggregando la destra ha permesso questo grande successo, e non c'è dubbio. Ma viene fuori anche un'Italia delle metropoli che è significativamente, dove il centro-sinistra, soprattutto il PD, è significativamente forte. Nell'Italia più dinamica, Milano, Torino, Bologna, Genova, Firenze, ma nella stessa Roma,
il PD è molto più forte del dato nazionale. Quindi le cose sono molto più complesse e soprattutto quello che viene fuori e che richiederà responsabilità e buon governo è la capacità di farsi carico di una spaccatura profonda tra il voto nelle grandi città e il voto nelle province e nelle periferie. Il centrodestra e la Meloni vincono e stravincono laddove non ci sono grandissimi centri urbani, laddove c'è invece il dinamismo delle metropoli, la sfida, la competizione, di nuovo torniamo al tema della protezione che provavo a dire prima, invece il dato è diverso. Quindi sembrerebbe che chi chiede più assistenza ha votato i 5 Stelle, chi chiede più protezione barra assistenza ha votato centrodestra innanzitutto la Meloni, ma la parte più dinamica del paese guarda da un'altra parte. Il governo dovrà saper far sintesi di tutto questo, sia nel rapporto con la posizione internazionale, sia nelle politiche economiche e nel governo quotidiano da domani in poi. La prima partita da giocare, Domenico, è quella dell'economia, quella del restituire ai cittadini calabresi fiducia da questo punto di vista. Ai cittadini calabresi, ai cittadini italiani, ai cittadini europei. Perdonami solo una cosa relativamente al 5 Stelle, i numeri sono quelli e non è possibile smentire il professor Costabile, però il 5 Stelle non ha, diciamo, politicamente perso 6 milioni di voti rispetto al 2018. Nel frattempo è passato l'universo in mezzo, ha governato 5 anni con una pandemia, ha governato con tutti, quindi ha dovuto cambiare il timone e l'orientamento, ha subito una scissione, ha subito le fughe, ha subito l'abbiamo abolito la povertà, ha subito Di Maio, all'ultimo. Era dato per morto a luglio, al punto che il pessimo segretario e il poco cinico segretario del PD decide di archiviare questa fase. Perché è vero che il PD è molto forte a Milano, a Roma, a Torino, dove c'è evidentemente un tessuto sociale più abituato alle tematiche tipiche del PD, ma un segretario deve pagare anche quando ha un partito forte, perché ha commesso l'errore più grave della politica occidentale contemporanea. Se il PD fosse stato leggermente più cinico e avesse accettato di fare alleanze nei collegi uninominali con il 5 Stelle, noi oggi stavamo commentando al limite un pareggio, se non addirittura una vittoria del centro-sinistra. L'economia. L'economia non è risolvibile da Giorgia Meloni, perché c'è una vignetta meravigliosa, anzi, è una satira meravigliosa di Crozza in queste ore. Proprio adesso che ci staccano il gas mi tocca governare, lo dice imitando Giorgia Meloni. Cosa può risolvere Giorgia Meloni in pochi mesi se non interviene in maniera importante entro l'anno l'Europa? Giorgia Meloni semmai proverà a dare delle risposte molto forti a quelle partite IVA che evidentemente hanno sostituito come totem lei a Salvini. L'incrocio sarà proprio quello relativo al reddito di cittadinanza, al bonus 110, a tutte quelle impostazioni più o meno di carattere sociale che il governo precedente aveva mutuato da Conte. Questo è il momento centrale. Allora, io faccio un attimo intervenire Filippo perché deve lasciarci, deve staccare il collegamento. Filippo, hai un minuto perché poi noi andiamo avanti. Vai. Ma io non so fino a quale punto mi avevate ascoltato, perché il punto vero è che tu mi avevi fatto una domanda sulle cose da fare. Vabbè, in parte sono state dette. In parte c'è il nodo, uno dei nodi che io vedo come era molto più forte prima del voto, ora forse il voto alla Lega lo ha allentato, è quello dell'autonomia differenziata. Credo che la Lega non abbia molte carte in più da giocare nel tavolo con Forza Italia e con la Meloni. Però io ho sentito parlare anche ora più volte da tutti gli ospiti con toni che secondo me sono esageratamente forti nei confronti del povero Letta. Guardate Letta, lo voglio dire alla Falcone che all'inizio l'ha detto, c'erano la decisione di non andare a un accordo con 5 Stelle è stata presa dalla segreteria del PD all'unanimità, quindi non c'è stata nessuna voce contraria. Il punto qual è? Che quella frammentazione da
da Vietnam. Sì, professore, è stata presa all'unanimità. Poi no, purtroppo l'ha presa lui e se l'è fatta ratificare, è una cosa diversa. Noi combattiamo da tempo affinché vengano rispettati gli statuti nei partiti e il metodo democratico, e da troppo tempo vediamo delle decisioni prese in maniera troppo rapida e istintiva, forse, che poi vengono ratificate dagli organismi nazionali. Sicuramente un dato è vero, che non è solo colpa sua, perché chi è dirigente nazionale vede che il suo segretario sbaglia, dovrebbe avere quantomeno l'onestà intellettuale e la libertà di dire convochiamo un'assemblea, insomma, e discutiamone veramente, insomma, darsi il tempo punto, di un scontento. Il punto non è ratificare, il punto è che se non si è levata una voce di opposizione, lì il problema sembrava risolto. Poi se invece sotto banco riprendono le vecchie logiche che hanno portato quel partito alla situazione di cui abbiamo parlato, di cui stiamo parlando, allora è un altro ragionamento. Lì c'è un Vietnam di correnti, con tutto il rispetto del Vietnam, che ha ripreso immediatamente dopo, anzi un minuto prima forse, la decisione di non andare con i 5 Stelle. Ma possiamo addossare tutto questo, tutta questa responsabilità a Letta? Ma ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo? Oppure vogliamo risolvere il problema appunto con l'ennesimo cambio di segretario, il settimo in 14 anni? Cioè un segretario del PD regge 2 anni. Rispondo una porta aperta, perché ho appena scritto sui social che quel partito deve rivedere proprio la sua struttura, la sua base, le classi dirigenti, e questa vocazione maggioritaria che a destra hanno capito benissimo non funziona. A destra si sono saputi benissimo organizzare quasi su base proporzionale, come dovremmo provare a organizzarci anche noi, invece a sinistra e nel centro-sinistra si continua a fare la guerra interna. Lo ribadisco, 5 anni fa con Montanari dicevamo che bisognava rinnovare per garantire l'unità e il rinnovamento del centro-sinistra, possibilmente un upgrade fra questo modello democratico solo parzialmente rappresentativo, per non dire meramente rappresentativo, verso un modello di democrazia. Facciamo... Se mi fa finire poi ha tutto il tempo per parlare, perché vado via. Se mi fa finire poi parlerà per altre 2 ore quando vuole, no, lei. Però io devo andare via. Io devo andare via perché devo andare a scrivere. Quindi il problema è un altro. Se mi permette di diverse rispetto a quelle che ho detto, tutto qua. Va bene, arrivederci. Credo che ci siamo capiti quello che volevo dire. Arrivederci. Va bene, allora mandiamo un attimo la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Allora, torniamo in diretta. Anna Falcone, giusto per chiudere questo scambio di battute, stava recuperando l'idea di una reimpostazione del partito, liberandosi, a patto però che ce la faccia a liberarsi delle vecchie scorie. Sì, questo credo che sia un problema fondamentale del Partito Democratico, ma in generale, insomma, di tutta quanta la sinistra. Noi siamo chiamati a un passaggio storico fondamentale, come dicevo prima, che è quello del passaggio verso una democrazia realmente rappresentativa, ma prima ancora realmente partecipativa. Le persone non ci stanno più a votare qualcuno che non risponda a loro, ma risponda al capo politico o al capo del partito per la sua rielezione. Se la sinistra e il centro-sinistra non capiscono questo passaggio, vuol dire che hanno esaurito la loro funzione storica. Io non credo che sia così, perché ancora nei territori, nelle realtà di base, c'è un grande attivismo, anzi spesso l'associazionismo e i movimenti sostituiscono quello che non riescono a fare i partiti politici. Credo che in particolare il Partito Democratico debba ragionare su questa propensione, su questa idea di partito maggioritario che non sta più nelle corde. E le cittadine, i cittadini, gli elettori e le elettrici hanno bisogno di chiarezza. Mi auguro che dal prossimo congresso esca fuori una linea chiara. Chi vuole seguire Macron faccia un partito centrista o popolare, chi abbia veramente in testa un progetto progressista, ecologista, mi permetta di sottolinearlo, anche femminista, che non è la preminenza di un genere rispetto all'altro, ma è il giusto riconoscimento dei diritti anche di partecipazione delle donne e della propria autonomia
di pensiero, farà un partito appunto di una sinistra progressista. Chi vuole continuare a fare l'estremista di testimonianza, continuerà a fare l'estremista di testimonianza. Questo si coniuga con una legge elettorale che abbiamo anche proposto come Primavera Democratica, una legge elettorale, questa volta di iniziativa popolare. Crediamo che il Parlamento non cambierà mai il meccanismo dei nominati, essendo ancora una volta un Parlamento dei nominati, quindi presenteremo a breve questa nostra proposta di legge di iniziativa popolare, in cui scriveremo insieme a tante cittadine, cittadini, ma anche esperti che ovviamente ci daranno una mano, una nuova legge sul modello proporzionale. Recuperiamo la domanda che ho fatto prima, cioè le cose da fare, perché poi di questo si tratta, no? Io cittadino, mi avete chiesto di andare a votare, sono andato a votare, adesso col mio voto vi segnalo quelle che sono i miei bisogni, le mie necessità, e tu devi attuare tutta una serie di iniziative, procedimenti, atti che possano trasferirmi questa idea di forze politiche capaci di invertire la tendenza. Sì, è sicuramente così. Infatti, quando dicevo prima, la verifica di questo successo del centrodestra ora andrà appunto sostanziata nell'azione e nella capacità di rispondere. Le questioni sono spigolosissime, davvero. Vuoi perché ci sono variabili internazionali che non controlliamo, è stato detto, che subiamo, aumento di prezzi, guerre e così via. Vuoi perché dobbiamo dare noi delle risposte. E sono risposte spinose. Io ribadisco che durante la campagna elettorale ho sentito soprattutto, e si capisce anche per certi versi durante la campagna elettorale, i proclami, impegni e promesse di spesa, cioè di ulteriori spese. Questo è comprensibile, per certi versi è necessario. Il punto è che quando si fa la legge finanziaria, a questi cittadini che hanno bisogno, dal punto di vista della sanità, ancora il Covid non è definitivamente sconfitto, dal punto di vista dell'utilizzo del PNRR, i cittadini devono capire e aspettano che la classe che governerà, la classe politica di governo, sia in grado di dimostrare in che modo mettere ancora al sicuro il salvadanaio del nostro paese, non creare altro debito e invece fare sempre di più operazioni per lo sviluppo dell'Italia. Da questo punto di vista il PNRR molte cose aveva dato. Ora in questa campagna elettorale il PNRR è stato praticamente quasi dimenticato. Invece io credo che ci sia, a maggior ragione per il Mezzogiorno, è stato ricordato quanti gravissimi problemi abbiamo dalla sanità al lavoro e tutto il resto. Ci sia bisogno di questo, perché una cosa è l'assistenza, aiutare a sopravvivere, un'altra cosa è come questo nostro grande paese può avere un futuro, quindi una sanità dignitosa anche, per esempio, penso ad una risposta semplicissima. Durante il Covid è emerso la questione enorme della sanità di prossimità, la sanità territoriale. Se esplode un'altra emergenza e tutti gli Perfetto. studi dicono che le epidemie, le pandemie sono dietro l'angolo come minaccia, ci vuole la sanità sul territorio. Ci sarà un impegno di questo genere? Il primo impegno del nuovo governo sarà per fare un nuovo scostamento di bilancio, altri debiti sulle future generazioni, oppure per cercare di recuperare fondi e di investire per lo sviluppo? Così come, e chiudo, non dimentichiamo che un altro impegno che dovrà assumere il governo è in che modo stiamo nell'alleanza internazionale contro l'invasione dell'Ucraina. Su questo punto, i tentennamenti di Salvini da diversi punti di vista, le amnesie di Berlusconi poi corrette, abbiamo bisogno come popolazione, rispettando l'esito elettorale, rispettando il voto degli italiani, che il prossimo governo dia garanzie, e l'ultima garanzia non secondaria, anche questa, che significa quando Giorgia Meloni ha detto è finita la paccia nei confronti dell'Europa? Noi abbiamo avuto dal PNRR 220 miliardi di euro. È finita la paccia? Non sia mai lo dicessero gli altri a noi, cosa succederebbe? Bisogna che diano risposte sulla collocazione internazionale, sulla collocazione europea, sull'economia con la finanziaria e sulla sanità, secondo me. Su questi piani
C'è bisogno di risposte di buon governo. Domenico, mi pare che però in Calabria questa agenda Draghi sia stata nettamente sconfitta. Ma sì, perché poi di fatto via via non l'ha più esibita nessuno, perché Calenda e Renzi hanno provato all'inizio persino a candidarlo, fino a quando poi non è stato Draghi stesso a chiamarsi fuori pubblicamente, ma per il resto l'agenda Draghi ha tentato anche un po' il PD. Il punto è che era diventato via via anche vecchio e stanco il messaggio di riportare in campagna elettorale l'agenda Draghi, se non come spettro, come prospettiva finale nel caso in cui fosse arrivato un pareggio. Però ci sono davvero degli incroci adesso che con le parole, con le chiacchiere e gli slogan non hanno nulla a che fare, caro Attilio. E lo scostamento di bilancio e Salvini ne farà una questione, l'ha chiesto più volte, diciamo, nella sua campagna elettorale. Non ho sentito parole chiare di Giorgia Meloni su questo. È evidente che da un punto di vista tecnico, da un punto però, di vista... attenzione, una cosa è la campagna elettorale, una cosa è il dopo voto. Il dopo è voto un'impressione poi, diffusa che poi loro il dopo saranno voto... bravissimi a trasformare invece in fattore positivo, ma la sensazione è che questo, tra tutti i centrodestra che abbiamo conosciuto al governo dagli anni 90 in poi, è tecnicamente e politicamente il più imbarazzante. No, io, guarda, imbarazzante tecnicamente, poi dobbiamo vederlo. Dobbiamo vederlo sul ma campo. I nomi sono lì, adesso. I nomi sono lì. Bisogna vederlo quelli. Sul campo. Saluto il professor Raniolo che si è collegato con noi, grazie per essere intervenuto al nostro appuntamento di approfondimento. Grazie a voi. Noi stiamo discutendo, stiamo cercando di scomporre il puzzle di questa elezione e cercando di capire che cosa è accaduto e cosa può accadere, immaginando quello che può essere l'impegno adesso di coloro i quali hanno ottenuto il mandato da parte dei cittadini di governare. C'è attesa, naturalmente, si vedrà quali saranno le prime mosse, ma io dicevo prima, ne parlavo con Domenico, una cosa sono i temi della campagna elettorale, un'altra invece poi quando ti trovi, fino a ieri eri forza d'opposizione, adesso sei forza di governo, cambia completamente la prospettiva, cambia il linguaggio e cambia l'approccio con i problemi, no? Ma questo è vero, io ricordo una frase che credo si attribuisca a Benedetto Croce, che diceva un conto è parteggiare, un conto è governare. Quindi diciamo tra le elezioni, tra la campagna elettorale, tra la retorica della competizione, poi quello che succede quando si arriva al governo, ovviamente c'è sempre un salto, che è anche un problema dal punto di vista della qualità della democrazia, perché normalmente noi immaginiamo nel nostro modo di raccontare le cose, nella nostra narrativa, che le forze politiche arrivino al governo per rispondere e per dare, come dire, attuazione alle promesse che hanno fatto durante le campagne elettorali. E quindi diciamo questo scarto pone sempre un problema. Noi sappiamo che le cose sono un po' più complicate e sono un po' più complicate innanzitutto perché l'azione del governo paradossalmente non è un'azione libera o scevra da vincoli. Oggi essere al governo significa rispondere intanto a delle circostanze a volte anche critiche, contingenti, pensate alla pandemia e pensate a programmi di politiche o di governo che hanno dovuto fare i conti con la pandemia e poi pensate a quello che è successo con gli esiti recessivi della guerra in Ucraina, che peraltro sono ancora in evoluzione con uno scenario che non sappiamo dove ci porterà. Ci sono vincoli ovviamente che attengono anche ai rapporti internazionali e non solo diciamo a livello di Unione Europea, tra l'altro noi abbiamo anche dei vincoli costituzionali per cui diciamo il diritto positivo nostro in qualche modo deve tener conto delle esigenze poste dall'Unione Europea. E ci sono vincoli che vanno ben oltre, pensate un po' all'inquadramento internazionale dei patti come la NATO, eccetera. Quindi questo problema si pone. Qui c'è una questione che va oltre però,
che potremmo considerare un po' idiosincratica del governo. È una novità assoluta che un governo di destra, diciamo una forza politica di destra o di estrema destra, ottenga, come dire, diventa il primo partito delle urne elettorali e quindi giustamente, legittimamente, si accinge ad essere incoronata leader della coalizione di governo con Giorgia Meloni, che verosimilmente, fermo restando le prerogative del Presidente della Repubblica, visto che è lui che definisce primi ministri e ministri, quelli che saranno. Naturalmente, a questo processo, qual è l'aspetto interessante di questa cosa? Che in realtà Giorgia Meloni dal 2013, quando era al 2%, 2018 4%, ad oggi oltre il 26%, quindi questo risultato ovviamente eclatante, simbolico, importantissimo, ha tra le altre strategie spinto verso una radicalizzazione della propria posizione politica, dei Fratelli d'Italia in particolare, in parte mitigata soltanto negli ultimi mesi. Durante la campagna elettorale, ma voi tutti ricordate la presa di posizione al congresso di Vox, o ricorderete magari altri passaggi, comprese alcune ambiguità nei rapporti con l'estrema destra, di casa nostra, pensate a Casa Pound, eccetera. Ora, tutto questo in un'ottica di, come dire, opposizione che doveva ottenere e conquistare voti, o quantomeno oltre ad avere coltivare, riuscire a conservare bacini e nicchie elettorali anche piuttosto idiosincratiche, piuttosto radicalizzate, aveva un senso. Naturalmente, però, questa onda di radicalizzazione diventa un problema quando si arriva al governo, perché naturalmente il governo presuppone altro rispetto alle spinte alla radicalizzazione. Noi sappiamo, e l'abbiamo visto un po' anche durante il governo Movimento 5 Stelle, come a volte il governo può anche spingersi e surriscaldare le stesse posizioni del governo, surriscaldare il quadro politico. Però ovviamente vi rendete conto che tutto Professore, diventa molto più professore, complicato. ma Ovviamente nel successo di Giorgia Meloni non c'è soltanto questa onda di radicalizzazione, c'è anche l'insoddisfazione, la paura, l'insicurezza di elettori più o meno appartenenti ai cedimeti, eccetera. Ma ovviamente questo è un aspetto che va tenuto adeguatamente in professore, professore. considerazione, questo rapporto tra la responsabilità che lei stessa più volte ora ha rivendicato, quasi a mettere i paletti, dovremo essere responsabili, e il tema della testimonianza che a volte ha comportato, come dire, il dialogo con posizioni abbastanza radicali Professore, e idiosincratiche. professore, è certo che una cosa è che questa elezione l'avessimo così commentata qualche anno fa, no? Quando non c'era tutto questo popò di problemi che affliggono il nostro paese. Allora magari si poteva Non anche. sento, mi scusi. E adesso sistemiamo l'audio. Non so se mi senti adesso. Non riesce a sentirmi, magari lo. Io non sento. Se Vabbè, adesso parlate con me non sento. la richiamiamo. Vi chiedo solo un attimo di pazienza, mandiamo la pubblicità, salutiamo il professore Costabile che va via. Anna rimane con noi, tra pochissimo in diretta. Allora, torniamo in diretta. Mi date Anna Falcone, per favore? Un attimo. Anna, vedendo i dati, quanto hanno inciso e come hanno inciso, se hanno inciso le amministrazioni locali nel voto, per esempio, in Calabria? Beh, sicuramente chi ha un radicamento territoriale ha sempre un vantaggio, e in questo i partiti tradizionali, e in particolare i partiti che al momento governano la regione Calabria, hanno sicuramente un vantaggio, per non dire una forza di convincimento che in un territorio, insomma, così vessato è moltiplicata almeno per tre. Questo
avuto un significato sicuramente per il voto del centrodestra, molto di meno per quanto riguarda il voto del centrosinistra, perché sappiamo bene come tante amministrazioni locali siano delle amministrazioni magari vinte sotto forma di liste civiche, però sostanzialmente governate o dal Partito Democratico, o comunque insomma da forze che si ispirano al centro-sinistra. Qui la volontà di cambiamento è stata fortissima, a dimostrazione che l'elettorato di centro-sinistra magari può premiarti nelle comunali della tua città, del tuo paese, però quando presenti dei candidati all'altezza delle aspettative. Se invece reiteri delle candidature alle politiche, dove il voto a questo punto è molto più libero per quell'elettorato che non sono all'altezza delle tue aspettative, ma soprattutto lo ricordiamo, all'altezza dei drammi che continua a vivere il Sud, allora quell'elettorato è diventato un elettorato tanto maturo da poter cambiare e poter anche dire di no a tante richieste, insomma, paraclientelari o tali che, come sappiamo, nella nostra regione sono abbastanza trasversali. Ovviamente non mi riferisco a nessun partito o a nessun candidato in particolare. Antropologicamente, diciamo, di Sì, qualcuno direbbe antropologia politica. socio, sì, Antropologia. psicoantropologicamente parlando. Santo Strati, grazie per essere ancora con noi. Calabria Live, che aria si respira a Roma? Cosa hai sondato, cosa hai percepito negli ambienti politici romani? Ma guarda, l'aria è molto mesta, soprattutto dopo la conferenza deludente di Letta che ha fatto la parte di quello, scusate, non mi sento tanto bene, ci vediamo tra 6 mesi, tra 3 mesi, quello che ha assunto le sue responsabilità, però non capisco perché debba aspettare 6 mesi per il congresso quando il partito è praticamente in agonia. Probabilmente si vuole celebrare a marzo prossimo un funerale in pompa magna, evidentemente. Per il resto, grande festa in ambiente di destra e tutti stanno a fare castelli in aria e prepararsi per le varie cose. Io sul giornale di domani prendo atto della vittoria che è della Giorgia Meloni, non è del centrodestra, attenzione, bisogna fare molta attenzione a questo, perché è una vittoria solitaria, se vogliamo. Il punto principale è che la Meloni adesso si trova di fronte a una situazione ben più grande di quello che lei potesse immaginare, per una sola semplice ragione, perché visto che inevitabilmente non ci sono scappatoie perché l'indicazione del popolo italiano è molto chiara, quindi Mattarella non potrà che prenderne atto e quindi assegnarle l'incarico di formare un nuovo governo. Nel momento in cui diventasse presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la prima cosa che deve fare, perché le tocca, è giurare sulla Costituzione. Nel momento in cui giura sulla Costituzione, prende atto e quindi sconfessa in maniera papale, papale, perché diversamente se ne deve andare a casa, il fascismo, perché la Costituzione prevede assolutamente, nelle sue norme transitorie, l'abolizione del partito fascista e di qualsiasi forma successiva. Partendo già da questo, abbiamo poi da discutere di quello che riguarda il ruolo del nostro paese nell'ambiente europeo, perché sappiamo le simpatie per Orbán e non sappiamo quanto queste simpatie siano di maniera o di facciata per ragioni pseudo-elettorali, se vogliamo. E inoltre dovrà dimostrare di non dimenticarsi della Calabria per una ragione molto semplice, perché Salvini con la sua solita faccia tosta che da perdente reclama il ruolo della Lega presenterà immediatamente il conto, lui o chi per lui, per quanto riguarda l'autonomia differenziata. Il che significa praticamente che per la Calabria si preannunciano dei momenti e dei tempi veramente tristi, perché naturalmente con la regola della spesa storica, come tutti sanno,
succede che chi ha avuto di più continuerà ad avere di più, chi non ha utilizzato i fondi per magari incapacità o perché non sono mai arrivati, continuerà a prendere poco, pochissimo. Basti vedere la perequazione, la differenza, il divario che c'è tra gli asili del Trentino Alto Adige e gli asili della Calabria. Ciò che viene speso per un bambino del Trentino e per un bambino della Calabria è veramente vergognoso, perché ci sono 2.500 euro circa per un bambino del Trentino e credo che siano una ventina di euro per un bambino della Calabria. Questo è assolutamente intollerabile e sarebbe perpetuato con l'adozione di questo infame provvedimento che passa sotto il nome di autonomia differenziata, che si sono inventati i signori del Nord per continuare a esercitare un potere, per modo di dire, sulle regioni meridionali. Santo, tu hai parlato di vittoria della Meloni, non del centrodestra. Domenico. Assolutamente hai ragione. La vittoria della destra ha due alleati estremamente deboli, con percentuali che se sommate arrivano quasi alla metà, poco più della metà, dei voti di Fratelli d'Italia. Questo impone, mette al centro due problemi. Il primo, per la tenuta di questo governo, che avrà, da un punto di vista baricentrico, un asse spostato inevitabilmente a destra. L'altro è stato detto pochi minuti fa ed è estremamente importante questo punto, e cioè che Salvini, dichiarando al contrario di Letta, parentesi, Letta doveva dimettersi immediatamente e non annunciando un assegno postdatato, Salvini ha annunciato invece contemporaneamente che non si dimetterà. Ha una sola carta, disperata, perché credo che la no, sua... Lui ha detto, partiamo nel ripensare bene, il partito. Ha una sola carta, disperata, aggiungo, perché ritengo che questa parabola si sia usurata abbastanza, cioè quella di recuperare il territorio da dove è venuto fuori. E questo non può che essere Giorgetti messo in campo... Giorgetti permettendo, Zaia permettendo, ma è qui l'azione di forza, non mi dimetto. Allora, il punto è questo: quanto l'egoismo delle prime istanze, l'autonomia differenziata, prima il Nord, lui ha solo questa carta per rinchiudersi nel Triveneto e in un pezzetto di Lombardia e Piemonte, quello di ritornare a essere un partito di un'area geografica che tecnicamente gli viene anche concesso dal fatto che dall'altra parte 5 Stelle fa l'esatto opposto. È un partito al momento di un'altra area geografica opposta a quella del nord del paese. Questo però metterà sotto stress il governo, perché il partito nazionale del Salvini, diciamo della Lega e dell'autonomia del paese, regione per regione, appartiene al passato, perché lui ha un solo modo per rientrare nell'agenda politica, che è quello di picchiare nuovamente duro contro le regioni del Mezzogiorno. Ma non lo so se è questo, perché se il dato che ha intercettato nelle regioni del Meridione è così modesto, evidentemente è figlio di questo. Secondo me no, perché va a rivedere anche i quadri dirigenti, perché in Calabria il voto che ha totalizzato Salvini con la Lega è figlio delle divisioni, delle lotte intestine, delle guerre che ci sono state per le candidature, insomma c'è tanto in questo voto della Lega. Professor Zaniolo, si diceva ha vinto Meloni, quindi la Meloni è il punto di riferimento a questo punto dei cittadini di questo paese che le hanno dato fiducia. Dicevo prima, poi non siamo riusciti a sentirci reciprocamente per una questione di linea, che una cosa è la campagna elettorale, altra poi quando ti devi misurare con i tanti problemi che ci sono. Io sono certo che cambierà anche il modo di rappresentare il partito. Meloni cambierà modo di rappresentare Fratelli d'Italia al popolo italiano. Ma io penso che questo sia in parte inevitabile, tanto più se Giorgia Meloni, in una prospettiva strategica, intende consolidare il proprio successo elettorale nella prospettiva magari di
realizzare un partito conservatore più o meno di stampo europeo. Dico più o meno perché questi passaggi non sono mai semplici. Un'operazione che in effetti aveva già tentato di fare negli anni 90 all'Alleanza Nazionale con Gianfranco Fini, poi non ci riuscì per la semplice ragione che venne cannibalizzato all'interno del centro-destra da Berlusconi. Oggi il quadro è diverso perché il centro-destra, anzi il destra-centro, è una coalizione a trazione di Fratelli d'Italia, quindi più spostata a destra. Il Washington Post stamattina diceva che l'Italia ha avuto il governo più a destra della sua storia da Mussolini, quindi sostanzialmente è andato. E quindi questo e ciò ovviamente crea una serie di preoccupazioni, una serie di attenzioni anche giuste, adeguate da parte delle cancellerie internazionali, sia quelle un po' più vicine o ambiguamente vicine, a partire dal caso di Orban e dello stesso Putin. Effettivamente la Meloni è la vincitrice delle elezioni, sia in termini di aritmetica per il balzo enorme che ha fatto, e sia anche perché in questo caso numeri e politica vanno e progetto politico vanno assieme, cosa che invece non è successo per altri partiti. In particolare, volevo riprendere uno spunto che mi sembra interessante parlando della Lega di Salvini. Io vedo che accanto a questo processo, questa onda, diciamo, di destra che ha portato a diventare il primo partito del panorama del quadro politico italiano, tra l'altro con un differenziale notevole di voti, più di 7, più di 7, 8 punti. Di 7 punti rispetto per esempio al secondo partito, il PD, diventa particolarmente rilevante se noi lo consideriamo con quello che è successo a Lega e al Movimento 5 Stelle, perché in entrambi i casi qui abbiamo assistito ad un fallimento politico rispetto al 2018, cioè entrambi i partiti hanno fallito nella loro capacità di diventare partiti nazionali. Quello che stiamo verificando oggi nel 2022 è un processo di territorializzazione in parte di alcuni partiti. La Lega che tende, ma con molta difficoltà, a rinchiudersi nelle roccaforti del Nord, con molte difficoltà perché sostanzialmente ha perso molte delle sue posizioni di vantaggio storico, ma anche il Movimento 5 Stelle, che ancor più di quanto non sia accaduto nel 2018, oggi è prevalentemente il partito del Sud, il partito del Mezzogiorno. Se voi andate a vedere i dati, sostanzialmente il Movimento 5 Stelle ha risultati che in Campania, in Sicilia, arrivano in alcune circoscrizioni e collegi a superare il 40%. Quindi ci ritroviamo di fronte a un partito fortemente meridionalizzato, con tutto ciò che ne consegue, anche per la capacità di aver giocato una carta che ha sfilato al PD, cioè la carta della redistribuzione, la carta della coesione sociale, la carta della riduzione della disuguaglianza, pur con lo strumento del reddito di cittadinanza, che ovviamente non è esente da critiche o da esigenze di rimaneggiamento e di aggiustamenti. Quindi questi mi sembrano due processi interessanti. La territorializzazione di questi due partiti. In questa prospettiva il rischio del regionalismo differenziato c'è, ma attenzione, non c'è tanto perché non è tanto legato alla Lega, che in questa fase si è ovviamente indebolita, specialmente al Mezzogiorno, ma perché il regionalismo differenziato, una volta che è stato inserito in Costituzione, una volta che già ha avuto un processo che si è messo in moto in alcune regioni, compresa l'Emilia-Romagna, oltre alla Lombardia o al Veneto, viene fuori da una spinta interna di queste regioni. Quindi noi ci troviamo di fronte ad un meccanismo che si è attivato quasi casualmente per certi versi, ma che oggi diventa difficile, come dire, disattivare. Capito, 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 capito perfettamente. Anna Falcone, se fosse nei panni di Letta, come ripartirebbe col partito? Su quali basi?
Beh, come è stato detto, se fossi nei panni di Letta mi sarei dimessa subito. Per fortuna non sono nei panni di Letta, ma sono nei panni di una semplice attivista di società civile con il cuore che batte a sinistra, in una sinistra che non ha solo radici nel passato, ma ha soprattutto un'idea di futuro che stenta a radicarsi, ma soprattutto a decollare in questo paese. Io credo che il centro-sinistra debba interpretare una volta per tutte lo spirito dei tempi, e lo spirito dei tempi, di questi tempi, viene molto più facilmente interpretato dai giovani che scendono in piazza per chiedere un futuro dignitoso, per contrastare il disastro climatico in corso, per dire che la pace non è un'opzione ideale e fuori dal mondo, ma è l'unica soluzione possibile per garantire un futuro all'Europa e all'umanità intera. Abbiamo assistito negli ultimissimi giorni della campagna elettorale al delirio di potenza di chi lasciava intendere che avrebbe potuto premere il pulsante delle armi atomiche e dall'altra parte qualcun altro che rispondeva le abbiamo anche noi. Ecco, in tutto questo scenario io credo che tutti i partiti riformisti e di sinistra, oltre a rivedere profondamente quelli che sono i loro obiettivi storici, e attenzione, gli obiettivi storici camminano sulle gambe di persone credibili, dovrebbero ragionare anche su quello che è il ruolo dell'Europa. L'Europa nasceva non per essere la stampella di nessuno, nasceva sicuramente con un debito di gratitudine nei confronti degli Stati Uniti, ma anche per rappresentare un presidio di civiltà. Un'area di autonomia che in qualche modo potesse rappresentare un elemento di equilibrio. Il decadimento purtroppo della qualità delle classi dirigenti, della qualità della politica, della credibilità delle proposte è diventato trasversale, non solo in senso orizzontale, ma anche in senso verticale. Le prossime elezioni che noi affronteremo sono delle elezioni europee. Io penso che molto si possa fare nel paese, non soltanto all'interno dei partiti. Mi auguro che i partiti che dovranno riprendere il filo della democrazia, ecco, quella che è scritta nella Costituzione, non nei simboli dei partiti, debbano provare ad attuarla una volta per tutte questa Costituzione, a partire da alcuni articoli che sono stati volutamente disapplicati. È il caso della sovranità che appartiene al popolo, non è appannaggio dei sovranismi che invece sono un ostacolo alla costruzione di diritti che sono garantiti soltanto se diventano diritti europei. È il caso dell'articolo 3 del principio di uguaglianza, è il caso, mi permetta di sottolinearlo, dell'articolo 49, che dice che i partiti sono tali e sono conformi alla Costituzione soltanto se adottano un metodo democratico. Bene. Significa che la base è a decidere per i vertici e non il contrario. Santo Strati, non so se hai avuto la mia stessa impressione. Io ho seguito per lavoro anche alcune riunioni, manifestazioni pubbliche di Fratelli d'Italia e mi ha colpito il fatto che ho visto tra i partecipanti molti giovani. Hai avuto tu la stessa impressione? Ma devo dire che anch'io mi sono stupito di vedere molti giovani partecipare con, permettetemi il termine, una strana convinzione a questi incontri e a queste manifestazioni. Questo sta a significare due cose. La prima è che non è vero che i giovani non si interessino della politica, ma evidentemente hanno bisogno di individuare dei modelli, degli ideali da seguire. La seconda è che probabilmente il partito della Meloni è riuscito a raccogliere il cosiddetto sentiment di bande pseudo-nostalgiche, soprattutto di giovani che per incredibili cose della vita si sono lasciate lusingare da simboli desueti e soprattutto da aborrire, però ciò non toglie che abbiamo episodi non anche tanto lontani di nazi skin, di neofascisti che ogni tanto cercano di prendersi la piazza in qualche maniera. Questo non è un fatto di per sé pericoloso, perché comunque sia l'Italia, grazie a Dio, è un paese tranquillo, è una democrazia forte e
credo sopravviverà anche a un governo gestito dalla Meloni. Quindi con questo, senza nulla togliere o mettere alle capacità politiche della Meloni, che comunque sia, avrà il suo buon da fare per gestire queste frange estreme che appunto abbiamo visto presenti. Io ho visto che in piazza anche a Roma c'erano moltissimi ragazzi, che avevano addirittura qualcuno sul cranio tatuata la svastica o peggio ancora. Cioè, qui non si tratta di un ritorno alla nostalgia mussoliniana che è morto e sepolto e va solo affidato alla storia per tutto quello che possa essere utile per disinnescare l'odio sociale, perché ancora oggi purtroppo esiste una frangia di oppositori da un lato e dall'altro che continuano a prevalere sulla ragione, che Però, continuano a prevalere. non credo che gli estremismi abbiano diritto di cittadinanza oggi nella politica del nostro paese, Ma perché non lo devono avere, non ce assolutamente, l'hanno, ma non esiste, perché ci alcune volte, mancherebbe. Domenico, alcune volte hanno tentato, ma poi si sono resi conto anche cimentandosi con le elezioni di non intercettare assolutamente nulla, prefissi telefonici, insomma. Di che parliamo? È una stagione quella finita, Ma non secondo c'è dubbio me. È questo, finita totalmente. quando questi estremi ed estremismi anche diciamo pittoreschi si scontrano e si misurano con il voto, sono bocciature sonore, l'ho sempre detto, l'ho detto dall'inizio. Per me l'esame diciamo di democrazia Giorgia Meloni non se l'è giocato. Oggi è stato ministro della gioventù da ragazza nel governo Berlusconi, in quel governo c'erano vecchi socialisti ed esponenti di centrosinistra. La base stessa di questo partito, quella, diciamo, la nomenclatura di questo partito, è in parte anche ex democristiano. Il punto non è questo, perché è davvero, come dire, fantascienza, folklore, pensare che lei a questo punto si metterà ancora ad esibire slogan preoccupanti di estrema destra. I punti sono due: quella fiamma che non ha mai tolto dal simbolo, perché da un punto di vista di marketing sapeva benissimo che andava a stimolare, ad eccitare dei sentimenti, delle pulsioni che questo paese ha. Diciamo che ci ha saputo fare, ha giocato su questo. Ora questi non chiederanno certamente un conto, non è clientelare quel voto è un voto cieco, un voto di una passione, D'appartenenza. è un voto d'appartenenza, un voto isterico, irrazionale, ma lei è stata abile in questo. Il punto è semmai perché una destra europea deve tirar fuori, diciamo, anche l'immagine di uno scheletro così vecchio e così pericoloso. Questo spaventa. Queste frasi, quante altre volte avverrà che si dirà all'Europa adesso è finita la pacchia? È evidente che sono frasi buttate lì. E io ho ascoltato, avverto anche da parte tua, direttore, che spesso puntualizzi, sì, ma la destra ha vinto le elezioni, noi dobbiamo prenderne atto, ma non esiste italiano che non possa prenderne atto in questo momento. Esiste però una cosa inedita che non, io personalmente non l'ho mai vissuta, e cioè che i governi di centrodestra, sono stati tanti in questo paese, nella seconda e anche nella terza repubblica, se possiamo dire così, ma un governo a trazione destra, con una identità ben precisa e che non ha mai avuto paura di esibire alcune immagini del passato, ecco, questo è un inedito. Sì, ho capito, però io qua faccio entrare in discussione il professor Raniolo. E vabbè, ma bisogna rispettare il voto degli italiani. Gli italiani evidentemente hanno intravisto nel progetto politico di questa coalizione che vince le elezioni un momento di cambiamento necessario. Dopo che in questi anni hanno vissuto una difficoltà palese, un disagio crescente, cioè che possiamo fargli una colpa? No, hanno votato, si sono espressi in un certo modo, bisogna prenderne atto e poi misurare sul campo ciò che avverrà, perché siamo una democrazia e può darsi che
come dire, possano intercettare ancora più consensi perché, che so io, mettono in campo delle soluzioni per i problemi degli italiani. Quindi bisogna riconoscere questo, professor Daniolo, se no bisogna fare sempre un'analisi schietta, non viziata dalle appartenenze, perché se no non ne usciamo più. Allora, io parto anche dal presupposto che diciamo, la legittimazione del voto è indiscutibile, come è stato detto, ma diciamo che la democrazia inizia da lì, sostanzialmente. Una volta che c'è stato il voto, poi viene tutto il resto. Non dobbiamo diciamo, dimenticare che sostanzialmente in questi anni io userei l'espressione democrazia radicalizzata, cioè noi ci siamo trovati sostanzialmente dal 2000, in particolare dopo la crisi economica del 2008, anche se alcune avvisaglie erano già nei decenni precedenti, ad un ciclo di delusione e protesta che si è via via sempre più surriscaldato. Cioè, un po' gli elettori hanno cominciato a percepire nei governi una certa incapacità a soddisfare tutta una serie di domande, tanto più queste domande si facevano critiche in condizioni, appunto, quale la crisi economica del 2008, la pandemia, la guerra in Ucraina, e in condizioni nelle quali spesse volte le criticità economiche, politiche, sociali venivano affrontate anche con strumenti abbastanza rigidi. Pensate alle politiche di austerità imposte dall'Unione Europea, ancora nella prima fase della pandemia. Ora, in questi scenari, quello che noi abbiamo visto è stata un po' una costante delusione, insoddisfazione rispetto alle risposte dei governi. E via via la tendenza dei partiti a inseguire non l'elettore mediano o moderato, come dovrebbe essere un po' nella logica della democrazia, ma a inseguire l'elettore estremo, cioè hanno cominciato a radicalizzare le posizioni. Questo ci ha portato nell'arco di poco tempo, per esempio, dal 2000, ma pensate alle ultime elezioni, dal 2018 al successo del Movimento 5 Stelle e al governo con la Lega, ci ha portato a un strepitoso successo, perlomeno a livello di intenzione di voto di Salvini, che si è consumato nelle intenzioni dei sondaggi fondamentalmente, e via via con uno spostamento verso appunto Alleanza, scusate, Fratelli d'Italia, e quindi verso la destra radicale. Quindi noi ci siamo trovati di fronte a questo processo che è tipico non solo della nostra democrazia. Pensate a quello che è successo in Francia, parzialmente in Spagna o in altri casi, appunto di radicalizzazione diciamo della competizione elettorale, che spinge gli elettori a fare domande sempre più radicali, e i partiti spesse volte a estremizzare le loro posizioni, a volte anche simboliche. Pensate alle battaglie che si sono fatte attorno ai temi dell'immigrazione o del fine vita o di altro. Ecco, noi andiamo verso questo sistema. Naturalmente, una democrazia invece ben funzionante pone un problema di deradicalizzare lo scontro, ovviamente sociale, ma anche la competizione. Ed è qui il problema del ruolo delle istituzioni, Parlamento, governi, regioni, cioè la capacità in qualche Sono d'accordo, sono perfettamente di d'accordo. riuscire ad assorbire queste tensioni, altrimenti eversive in un certo senso. Devo andare a Reggio Calabria perché il nostro Mario Meliadò è con Tilde Minasi neoeletta. Allora, Mario. Eccoci con la senatrice Tilde Minasi, naturalmente è la prima occasione intanto per parlare nel nuovo ruolo, un nuovo ruolo che però conosce già perché già aveva avuto un'elezione. E allora la prima domanda io direi a Tilio, con tutto il rispetto del dato, dell'analisi, ma stavolta non è che resta in Calabria di nuovo. Buon pomeriggio intanto a tutti. Ovviamente stavolta non posso rinunziare perché essendo collegio si perderebbe, quindi è chiaro, e poi se mi sono ricandidata è perché
me lo ha chiesto il partito, ma ovviamente sono fermamente convinta di voler portare a Roma le istanze di questo territorio e che possa veramente la Calabria diventare protagonista per una volta. Tilde Minasi naturalmente lascia a questo punto nei tempi che la legge consente, per carità, ma andrà a optare e lascerà il posto di assessore regionale al welfare. E da questo punto di vista un bilancio sintetico dell'esperienza della Giunta Occhiuto? Ma io dico, stavamo lavorando benissimo, a me dispiace molto lasciare il posto di assessore perché comunque questo, le politiche sociali sono un settore a me molto caro, stavamo lavorando bene, abbiamo tante cose sul tavolo, ma sicuramente questo assessorato resterà alla Lega, sebbene qualche giornalista sta facendo delle analisi non ovviamente veritiere, quindi ci sarà chi meglio di me magari porterà avanti questo settore. Ma ne parliamo Se subito, posso fare. assolutamente. Diciamo che interpolando John Lennon, no? Cioè la politica è quella cosa che ti capita mentre stai facendo altri progetti. E in realtà questo, Attilio, stavi chiedendo qualcosa a Sì, studio? una domanda. Voglio chiedere al Tilde Minasi che saluto, gli faccio gli auguri per questa elezione. Che cosa è successo alla Lega in Calabria? Perché le aspettative erano ben altre in termini di accaparramento di consenso. Allora, il nostro direttore ovviamente ci brucia le domande, ma è specialista in questo, nel salutarti e nel fare gli auguri per l'elezione, ovviamente chiede grande elezione dal punto di vista del risultato personale e di coalizione, ma cosa sta accadendo alla Lega sotto il 6% di media, con alcuni luoghi in cui è andata meglio, ma anche alcuni luoghi in cui ovviamente per arrivare a quella media è andata ben peggio? Che cosa, chiede il direttore Sabato, sta accadendo alla Lega Calabrese? Ma sicuramente non è un dato da addebitare solo alla Lega Calabrese, perché abbiamo visto che anche a livello nazionale la Lega ha subito un forte calo, quindi io credo che tutto questo sia dovuto all'ingresso della Lega nel governo Draghi. Certo, stare all'opposizione diventa più facile, governare, amministrare è più difficile, però credo che la scelta della Lega, che io ho condiviso, sia stata una scelta allora di responsabilità e all'interno di questo governo noi abbiamo potuto frenare dei provvedimenti che non erano poi tanto a favore dei cittadini, come anche abbiamo portato avanti anche dal punto di vista fiscale delle iniziative che invece andavano a favore dei cittadini che in questo momento vivono un grande disagio. Certo, una scelta di responsabilità che forse la base non ha percepito. Poi ovviamente i contrasti all'interno di un partito ci possono anche essere. E la Lega non si è fatti mancare, diciamo la verità, non solo in Calabria, però la cosa che voglio dire io è un'altra, no? Cioè, raccogliendo l'assist del nostro direttore, ma cosa succede anche rispetto ad alcune candidature specifiche? Furgiuele, che sappiamo è stato coordinatore regionale, ma stavolta aveva direttamente da Salvini i galloni di responsabile per le politiche in Calabria No, e la campagna per elettorale. la campagna elettorale in Calabria, appunto, e che cosa ha fatto per addirittura mettere a rischio il proprio seggio nei confronti di Vittoria Baldino? Cosa è accaduto per quanto riguarda alcune altre candidature? Pensiamo soltanto alla situazione del capogruppo alla regione Simona Lorenzo e la stessa candidatura di quello a oggi che è il coordinatore, il commissario regionale del Carroccio, l'ex sindaco di Rosarno Gianfranco Saccomanno. Vabbè, intanto Forgiuele era in un collegio ovviamente complicato. dove lui era sconosciuto, in un territorio che non era il suo, ma credo che abbia influenzato anche il nostro risultato l'enorme espluate dei grillini che ovviamente oggi non ci aspettavamo, oltre quello della Meloni che invece era prevedibile. Quindi credo che ovviamente 170.000 percettori di reddito cittadinanza fanno la storia sul territorio e quindi
ovviamente la corsia è stata preferenziale per i grillini. Sentite, sentite la studio, la stilettata della senatrice Mina. E poi? No, vabbè, è una verità, voglio dire, non è che stiamo scoprendo l'acqua calda. Ovviamente poi nel nostro programma, dove ovviamente non c'era un'eliminazione del reddito di cittadinanza, perché io credo che chi vive un disagio deve essere sostenuto dallo Stato, ma non con un sostegno fine a se stesso, perché l'assistenzialismo non porta mai niente di buono, non dà prospettive di futuro, quindi è chiaro che questo reddito di cittadinanza, a mio avviso, è come nel programma della Lega, deve essere rivisitato. No. Perfetto, sul reddito di cittadinanza, ma sulle vicende interne alla Lega. Andiamo dritto per dritto. C'è un post di Facebook del coordinatore reggino Franco Recupero, coordinatore di lunghissimo corso, che dice: attenzione, questi risultati sono la spia di qualcosa che non va, bisogna ragionare, e fa capire che bisogna ragionare medio tempore anche in chiave congressuale o comunque di nuovi disegni degli organigrammi leghisti. Condivide? Eh beh, l'ha detto anche Salvini oggi in conferenza stampa, bisogna fare i congressi perché ormai siamo da anni con i commissariamenti e poi bisogna forse anche in Calabria strutturarsi un po' meglio perché questo evidentemente è mancato, non potendo contare su una base di militanti, questo poi fa la differenza quando sei in campagna elettorale. Studio? Sì, io chiedo se Strati vuole fare una domanda alla senatrice, perché poi andiamo veloci. Strati, vuoi fare una domanda? Sì, volevo chiedere alla senatrice, intanto complimenti, se non ritiene che ci sia stato un errore di valutazione da parte di tutto il centrodestra di affidare il pallino del reddito di cittadinanza ai 5 Stelle con Conte che l'ha utilizzato per fare bingo. Il collega Strati, al pari del suo acume, ribalta la cosa che ha detto Tilde, senatrice, e dice: ma non ravvedete voi leghisti una criticità nel fatto di aver lasciato il pallino dell'RDC in mano a Conte e a 5 Stelle, che poi ne hanno fatto in qualche modo un'arma? Cosa che non dice Strati, la dico io ricordando i mesi scorsi. C'è stato anche qualcuno che ha parlato apertamente di voto di scambio, ma dico, sono accuse anche abbastanza gravi. Diciamo che è stata un'arma elettorale in relazione a quelle che sono, no, delle finalità di welfare sociale, di welfare economico. Sicuramente non, a voto di scambio non mi permetterei, non lo penso nemmeno, ma sicuramente un voto di C'è chi lo ha detto, no, chiariamo, non la senatrice Minasi, ma c'è chi lo ha detto, che non sono io certamente. Allora. Ovviamente è chiaro che chi oggi percepisce uno stipendio che gli arriva a casa senza fare un bel niente, è chiaro che portato a riconoscere un voto a chi questo gliel'ha permesso e questo ha dato una corsia preferenziale, non possiamo negarlo, nessuno lo può negare. Poi ovviamente la Meloni ha fatto il suo e quindi noi non c'è stato un grande impegno anche da parte dei militanti della Lega, della base della Lega, dei candidati. Sì, ma il cuore della domanda, mi perdoni senatrice, è stato sbagliato lasciare l'imprinting, il copyright di questa misura a chi poi evidentemente ha monetizzato elettoralmente questa progenitura? Ma io credo che noi non potevamo dire che avremmo lasciato così com'è, non saremmo stati onesti con gli elettori perché se è una misura che non ha dato risultati, perché poi offerta di lavoro, se tu non crei i presupposti, non ce n'è stata. Abbiamo avuto tanti imprenditori, tante aziende che sono rimaste senza forza lavoro perché chi percepiva il reddito
preferiva non accettare un impiego, ma stare a casa e percepire il reddito. Temporaneamente la povertà non è stata sconfitta. Io credo, assolutamente no, perché io voglio capire da qui, ovviamente questo reddito non è che possiamo permetterlo a vita a queste persone. Fra 2 anni, 1 anno, quando non sarà più possibile consentirlo, queste persone saranno nel baratro ancora di più di quando Mario? le abbiamo prese, perché ovviamente non Mario? si è costruito niente, né si è formata nemmeno una persona, né si è inserito in un contesto lavorativo. Se Direttore, avessimo da un attimo, un attimo. Se Mario? avessimo usato tutti questi fondi, che poi non è solo quello che hanno percepito i percettori di reddito, scusate il gioco di parole, ma ci sono i navigator, tutti i soldi messi in campo per abbellire i centri servizi, se tutti questi soldi non li avessimo usati per detassare il costo del lavoro, forse oggi avremmo dato un posto fisso a tanti giovani e la possibilità di guardare un futuro roseo e non oggi che è comunque con un reddito di cittadinanza a tempo. Meno sussidio in quanto tale, Mario, insomma, fermati un è più attimo. mirata al lavoro Mario, questa fermati un misura. attimo. Direttore? Fermati un attimo, voglio far intervenire su questo Anna Falcone. D'accordo con questa disamina fatta da Tilde Minasi, Anna? Purtroppo non si sentiva bene il collegamento. Io ho perso la maggior parte delle parole. No, parlava del reddito di cittadinanza che ha fatto la differenza e ha fatto in modo che anche, come dire, la Lega di Salvini ne subisse le conseguenze in termini di consensi. Io temo che la Lega di Salvini abbia subito le conseguenze di una recente esperienza politica che non ha assolutamente brillato. Il reddito di cittadinanza è senz'altro, insomma, stato uno strumento che per qualcuno, insomma, sarà stato convincente, però non è per questo, insomma, che le calabresi e i calabresi hanno premiato con il voto al Movimento 5 Stelle. Attenzione al fatto che il Movimento 5 Stelle riesce a strappare un uninominale in una zona che storicamente è sempre stata una zona di sinistra e di centrosinistra. Forse c'è qualcosa di cittadinanza. Allora, Mario, l'ultima battuta con Tilde Minasi, poi noi dobbiamo andare in pubblicità e andremo avanti altri 10 minuti con i nostri ospiti. Vai. Chiedevo però lumi sulla domanda, se ne ha formulata una, noi non l'abbiamo ascoltata per un problema di ordine tecnico, di Anna Falcone. E C'è una domanda alla un senatrice attimo, Minasi? Mario, un attimo che la fa Domenico Martelli la domanda. Sì, congratulazioni alla senatrice. Ok. Volevo chiedere 2 cose molto semplici alla senatrice Minasi. Perché è così difficile parlare di sconfitta della Lega in Calabria? Non credo che si possa ormai a urne chiuse nascondere l'evidenza. Matteo Salvini è stato più presente in Calabria che a Milano e poi volevo capire se i 104.000 percettori di reddito di cittadinanza, che sono tantissimi ed evidentemente anche influenti in questo voto, sono da considerarsi, diciamo, diversi rispetto alle forze in campo che la Regione Calabria ha inevitabilmente messo in campo con i suoi assessorati, perché sono stati candidati pezzi da 90 della Regione Calabria alle elezioni politiche. Allora, il collega Domenico Martelli, intanto la premessa è: da questo reddito di cittadinanza non ne usciremo mai più, dopo avere una campagna elettorale breve, ma in cui si è parlato quasi solo di questo. Però andiamo a noi. La prima domanda posta al collega Martelli è: ma è così difficile parlare di sconfitta elettorale? E la seconda domanda la uniamo per consentire una risposta unica ma i 100.000 e più percettori di questa misura così penetrante di welfare come il reddito di cittadinanza sono forse da considerare in maniera differente rispetto ai tanti interlocutori in qualche modo intercettati dalle misure poste in campo dalla Regione che è scesa a sua volta in campo massicciamente con esponenti di primissimo piano anche della giunta regionale che erano candidati personalmente, per esempio anche Tilde Minasi, ma non solo.
Mi sembra che ho negato la sconfitta, io voglio dire, se di sconfitta vogliamo parlare, qua c'è un calo della percentuale, anche se, ripeto, qui in Calabria non è che avevamo questi grossi numeri, io mi sento soddisfatta del risultato che la Lega ha avuto in Calabria perché rispetto al regionale abbiamo perso solo meno di 2 punti per cento e voglio dire, ripeto, oggi abbiamo un risultato dei grillini inaspettato che ovviamente quindi non, a livello alle nostre latitudini questa sconfitta non c'è stata. Poi ovviamente che c'è stato un calo a livello nazionale, questo io l'ho detto da subito, non sto negando. Non parlo di sconfitta, ovviamente in un partito ci sono alti e bassi, ripeto, magari qualche Alla scelta. Bersani una non vittoria. Esatto, una non vittoria, no, vabbè, voglio dire, Bene. magari qualche scelta non condivisa dalla base ha portato un po' a un calo del partito, Mario. magari anche forse qualche provvedimento che sia Eccomi. uscito. Dimmi, Allora, direttore. dobbiamo chiudere il collegamento perché siamo anche in chiusura, abbiamo altri 10 minuti di trasmissione, c'è un ospite che sta per entrare. E quindi intanto ti ringrazio per l'ottimo lavoro che hai fatto insieme al nostro Enzo Leonetti, straordinario. Torneremo poi domani ancora a confrontarci. Saluto e un in bocca al lupo a Tilde Minasi e a tutte le persone che si sono spese in questa competizione elettorale per far reggere Tizio, Caio, Semproni, insomma, l'importante è che abbiano portato a casa, come si dice, il risultato. Grazie Mario, ci vediamo E allora domani. permettimi anche Pubblicità, per torniamo girare tra. le tue parole alla senatrice Minasi, le congratulazioni ancora da parte del nostro direttore e ovviamente le congratulazioni a chi si è speso, ha messo il proprio impegno civile a vantaggio di questo o quel candidato o di questa o quella forza politica. Grazie a Enzo Leonetti, mi aggiungo sicuramente per lo splendido lavoro che ha fatto e a cui ho cercato di dare il mio contributo. Certamente, Ci grazie vediamo direttore, buona domani. prosecuzione allora. Pubblicità, torniamo tra poco per l'ultima parte. Allora, torniamo in diretta. Saluto Maria Saladino che ci è venuta a trovare. Stava facendo questa analisi del voto perché è lì lì per ottenere l'elezione, no? Sì. Com'è andata questa corsa? Intanto buonasera a tutti. Ringrazio gli elettori e i cittadini che ci hanno Il sostenuti Movimento 5 Stelle. fortemente, sì, perché hanno sostenuto fortemente il Movimento 5 Stelle, primo partito in Calabria, primo partito al Sud. Pertanto davvero grazie, grazie, grazie. Era una riflessione la nostra, che stiamo chiacchierando, insomma, considerato il risultato importantissimo di 118.291 voti per quanto riguarda il Collegio Nord, quindi al Senato uninominale, contro quello di Fratelli d'Italia, quindi Rapani, che è eletto, a cui faccio i miei auguri e le mie congratulazioni, in teoria con 56.924 voti, però era insomma in coalizione, quindi diciamo che c'è stato un testa a testa fortissimo ed importante ieri, insomma questa notte, fino a circa le 4, 4 e mezza, dove Fino eravamo in poll. all'una e mezza risultavi tra gli eletti. Sì, eravamo testa a testa, eravamo insomma davvero in una bella competizione. E poi è andata come è andata. Diciamo che Rapani deve ringraziare il grande Rosatellum e quindi il sistema elettorale che oggi lo trova eletto, perché come dicevo prima, a confronto lui avrebbe preso 56.924 voti come Fratelli d'Italia, mentre il Movimento 5 Stelle da solo e quindi se l'è battuta con due coalizioni, quindi quella di centrodestra e quella di centrosinistra, che diciamo quasi è scomparsa già dall'inizio, con 118.291 voti, ripeto, da soli. Quindi davvero, davvero per quasi 2 punti percentuali ce la siamo fatta sfuggire, diciamo. Dobbiamo Erano ringraziare. le due coste che nella notte si giocavano
gli uninominali clamorosi. Questo è un altro regalo di Enrico Letta e del... Assolutamente sono d'accordo. Un regalo di Enrico Letta, un regalo del Partito Democratico, un regalo che non avremmo mai voluto ricevere, ma non noi, non avrebbe mai voluto ricevere la Calabria, ma soprattutto insomma anche nel sistema di assegnazione poi dei seggi anche gli italiani. Santo, vuoi fare qualche domanda a Saladino dopo quella che ha detto? Volevo intanto buonasera, ecco, volevo sapere come spiega questo exploit dei 5 Stelle che naturalmente partivano già da una base fortissima, poi c'è stata una discesa libera, fino a 3 mesi fa si parlava di quote a una cifra addirittura, improvvisamente nell'arco di 2 mesi con Conte che si scatena e si lancia in campo, il movimento assume completamente una nuova veste. Si può parlare ancora di Movimento 5 Stelle o dobbiamo cominciare a parlare di partito di Conte? Ma intanto buonasera. Diciamo che Conte è un valore aggiunto nel Movimento 5 Stelle, pertanto io lo ritengo esclusivamente un valore aggiunto, quindi non è il partito di Conte, ma Conte ha dato una forte svolta al Movimento 5 Stelle e in qualche modo oggi questo è stato il risultato, ma soprattutto perché il presidente Conte è stata una persona molto vicina agli ultimi, nell'ultimo periodo, negli ultimi 2 anni, soprattutto quelli della pandemia, non per essere ripetitivi, ma sono dati di fatto, e poi ha cercato davvero di difendere quel programma che ci ha visti in qualche modo additati nel periodo della caduta del governo. Ancora oggi sento Enrico Letta che probabilmente vede il mondo sottosopra, così come dice Conte, e continua a raccontare una serie di bugie nonostante insomma la sua sconfitta. Invece di parlare di quello e di fare una riflessione all'interno del suo partito, continua a parlare di Giuseppe Conte, continua a parlare di puntargli il dito e di dire che Conte ha fatto cadere il governo. Ma Giuseppe Conte ha dato la svolta al Movimento 5 Stelle in quanto ha parlato di punti, ha parlato degli italiani, e nei punti in cui parlava, e quindi quelli che sottoponeva al governo quando Letta è stato lì a guardare quello che stava avvenendo e quindi la caduta del governo, in qualche modo ha pensato alle persone, cosa che non ha fatto più il Partito Democratico da qualche anno. Anna Falcone, trova d'accordo con questa descrizione del Partito Democratico fatta da Saladino? Guardi, sì, mi trovo sostanzialmente d'accordo, però credo che abbiano ragione anche i suoi ospiti che prima dicevano che le responsabilità non stanno solo in capo a Enrico Letta, ma stanno in capo a una classe dirigente che in qualche modo ha galleggiato su questo immobilismo del Partito Democratico e questa vis conservativa degli assetti e delle correnti di potere. Io credo che questo, che è purtroppo una deriva presente sia nel centro-sinistra ma anche nel centro-destra, sia tollerata nel centro-destra e inaccettabile nel centro-sinistra. E come dicevo prima, il fatto che il collegio, che il Movimento 5 Stelle ha strappato con merito, per carità, sia il collegio di Cosenza, insomma questo collegio insomma della Calabria, storicamente un collegio di sinistra, negli anni un collegio socialista, non è un caso, perché è sempre stata un'area nella quale si sono sviluppati prima i processi che poi progressivamente hanno interessato anche le altre parti della regione e molta parte del sud. Era difficilissimo riuscire a strappare il collegio di Reggio, perché lì storicamente c'è una preminenza della destra che ha delle radici molto profonde. Quello che io mi auguro... Voglio fare una sola domanda adesso, perché ho visto il dato, per esempio, delle regionali, quella lista dei magistri, ho visto adesso come Unione Popolare, no? Come?
Non ci sono i voti, quindi come dire, il valore aggiunto era una Falcone in quella lista, in quel progetto politico? Una battuta solo. Guardi, io mi sono candidata un mese dalle elezioni, avevo detto che non avevo nessuna intenzione di candidarmi perché per la Calabria abbiamo lavorato fino all'ultimo per un progetto che fosse di unità e di rinnovamento. Purtroppo non è stato possibile, l'ho fatto per sostenere la mia lista che infatti non a caso è stata l'unica che ha superato il quorum. Ho preso inaspettatamente tantissimi voti proprio a Cosenza e in provincia, di questo ringrazio ovviamente non solo i miei concittadini e i miei corregionali, ma li ringrazio per aver saputo replicare quel coraggio verso l'unica opzione di rinnovamento possibile che in questo momento è stata quella del Movimento 5 Stelle. Io mi auguro che il progetto progressista di Conte, che va sicuramente corroborato e allargato, possa avere successo. Mi auguro che Grillo glielo lasci fare, anche perché anche per il Movimento 5 Stelle non credo che ci sia e un'altra via, sarebbe veramente una cosa davvero rivoluzionaria, questa sì, per il Mezzogiorno e per il Paese, non solo il Partito del Sud, ma un partito che si allarghi alle tante realtà progressiste di sinistra che anelano insomma questa svolta di democrazia praticata e di giustizia sociale che sono molto radicate al Sud e in tutto il Paese. Professor Ragnolo, questa è la nuova classe dirigente del Movimento 5 Stelle, rappresentata anche dall'ospite che abbiamo qua in studio. Quindi il cliché, no, che ha accompagnato questo movimento durante tutta la campagna elettorale, anche prima che entrassimo in campagna elettorale, è da rivedere totalmente, no? Il Movimento 5 Stelle è stato da questo punto di vista uno dei fattori, una delle forze di principale innovazione del panorama, diciamo, del quadro politico nazionale già nel 2013, ma soprattutto nel 2018, con l'ingresso di centinaia di deputati con prime esperienze, peraltro abbassando l'età della classe politica, ma anche aumentando il numero delle donne, in realtà anche assieme al PD che aveva dato un contributo molto importante. Quindi sicuramente l'innovazione c'è stata. Sicuramente un aspetto che ho trovato molto interessante nell'ultima fase, in questa fase del PD, del Movimento 5 Stelle, peraltro molto convulsa anche per le vicende nazionali, è stato il riferimento a quel principio del doppio mandato, che si pensasse a un certo punto stesse per cadere, che invece Grillo ha voluto, ha imposto, forse anche un po' oltre la volontà di Conte, come un principio fondamentale. Tra l'altro questo è un elemento molto interessante perché pone un dilemma rispetto al quale oggi molti partiti devono confrontarsi, tanto più dell'area di sinistra alla quale faceva riferimento Anna Falcone, cioè il problema del rapporto tra competizione e democrazia interna. Il tema della democrazia interna ai partiti è un grande tema che è stato un po' trascurato, forse un po' anche facilmente assorbito nella retorica delle primarie. È un tema cruciale e da questo punto di vista anche questo irrigidimento sulla questione del doppio mandato, proprio per evitare l'effetto oligarchia, mettiamolo così, è diventato un tema rilevante. Probabilmente è stata anche una scelta che, dal mio punto di vista, ha pesato nella fuoriuscita del ministro Di Maio e un po' di altri suoi, diciamo, di persone vicino a lui. Quindi questo è un grande tema. Naturalmente il tema poi... I partiti si misurano anche nel rapporto con la società e con la capacità di risolvere, di affrontare i problemi della comunità. Io credo che nel Mezzogiorno oggi c'è un problema di coesione sociale, c'è un problema di disuguaglianza, questo è avvertito a livello europeo in quasi tutte le grandi democrazie. Spesse volte questo tema ha avuto una certa difficoltà ad essere affrontato e metabolizzato dai partiti di sinistra, diciamo, tradizionale o mainstream o di governo, per varie ragioni, perché forse hanno provato ad essere più di governo che di sinistra. Ecco, oggi questo credo che sia un grande tema, perché sono convinto che le trasformazioni a livello anche del quadro politico, del quadro economico internazionale, con la guerra,
con la crisi economica, con i temi del caro energia, saranno dei temi assolutamente rilevanti nelle prossime settimane, nella nostra vita, delle nostre famiglie, delle nostre donne, uomini, dei nostri figli. Quindi questo è un grande Ti devo tema. fermare qui. Devo fermare qui perché ho due cose da leggere subito. Falcone voleva aggiungere proprio un secondo, una pillola rispetto a quello che diceva il professor Agnola. Concordo moltissimo con quello che diceva il professore Ragnolo, sono contenta che abbia colto la sollecitazione, visto che lui da tantissimo tempo si occupa della crisi dei partiti e del metodo democratico. Professore, un'altra cosa che bisogna valorizzare è il ruolo delle donne, perché troppe volte i partiti politici di sinistra e di centrosinistra, in maniera imperdonabile, hanno pensato di poter far giocare alle donne dei ruoli ancillari o utilizzarle soltanto come specchietto per le allodole. Non è solo una questione giustamente, doverosamente di parità, ma è una questione di metodo, perché il metodo della circolarità delle decisioni, il metodo della condivisione, il metodo diciamo così, che porta al bene comune è spesse volte fortemente portato dalle donne e la loro partecipazione alla politica non deve servire soltanto a coprire delle caselle, ma a far fare alla democrazia proprio questo salto quantico verso la democrazia partecipativa. L'intelligenza collettiva, è sicuramente un elemento che le donne possono portare a fattore comune, per garantire l'attuazione finalmente del metodo democratico. Grazie. Sto ricevendo molti messaggi, ne leggo uno. Buonasera, avevo già messo in preventivo che se fosse risultato il partito dei 5 Stelle, soprattutto al sud, saremmo stati tacciati come fannulloni. Volevo ricordare che l'avvocato professor Giuseppe Conte dovremmo ringraziarlo, a prescindere di quale colore si faccia parte, per aver gestito una pandemia o una epidemia in modo razionale ed egregio. Non scordiamo che il nostro modo di gestire è stato copiato da altri paesi. Grazie, questo è un telespettatore che scrive. Domenico, volevi aggiungere qualcosa e poi diamo la parola a Saladino. Che questo messaggio è sintomatico di quello che è accaduto, perché davano per morto il movimento, davano per sepolto Conte, e chiudo così. E da ieri assistiamo all'analisi di un voto che non c'è, perché il centrosinistra era condannato da solo alla sconfitta. L'esempio ce l'ha in studio, migliaia e migliaia di voti che sono andati dispersi, lo dico ovviamente da osservatore, non da tifoso, senza alcuna possibilità di vittoria nei collegi uninominali, perché questa legge imponeva le alleanze e c'è stato un partito, il principale partito del centro-sinistra, che ha preferito far vincere il centro-destra. Saladino, si ritrova in queste analisi che abbiamo tentato? Assolutamente sì, infatti io ho iniziato la mia campagna elettorale chiedendo agli elettori e ai cittadini come mai Letta avesse detto immediatamente di no a Conte, consapevoli di una legge elettorale che comunque consiglia le coalizioni. E quindi oggi mi ritrovo a dover guardare ad un risultato davvero che sa dell'incredibile e soprattutto ascoltare le parole di Enrico Letta, dove continua a puntare il dito, insomma, nei riguardi di Conte. Questo mi porta a Letta capire. dice che Conte ha demonizzato il PD, cioè insomma, No, che si in mettano realtà lui d'accordo. continua a non parlare di temi perché probabilmente non ne hanno, continua a non parlare di quello che è avvenuto dentro casa loro perché è gravissimo, soprattutto perché non si rende conto che se oggi anche il seggio che avrei dovuto prendere io all'uninominale, oggi noi lo abbiamo regalato al centrodestra e quindi a Fratelli d'Italia con solo 56.000 voti contro 118.291 del Movimento 5 Stelle da solo. Questo è grave perché porterà oggi ad avere una voce in più al centrodestra, dovendo dire grazie ad Enrico Letta che ha pensato più ad una questione, probabilmente è rimasto scottato dallo stai sereno, continuava magari a prendersela sui personalismi, continua a riferirsi alle persone, quindi a Giuseppe Conte, ma lo vogliamo invitare soprattutto a guardarsi dentro casa, soprattutto a capire che deve esistere una linea politica progressista e soprattutto che deve esistere un modo per mettersi insieme, ma non con questa classe dirigente, non con questo modo di fare politica, ma con un modo di fare politica che pensi alle persone, che pensi agli ultimi e soprattutto che non cancelli la storia.
Santo, questo messaggio che è arrivato. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, vorrei ricordare che se i centri per l'impiego avessero funzionato, ma questa è una cosa atavica, non avrebbero mai offerto il servizio che avrebbero dovuto erogare. Penso che ogni singolo percettore avrebbe optato per il lavoro se avesse avuto e fosse stato messo nelle possibilità di farlo, perché noi calabresi siamo molto dignitosi. Scrive ancora, personalmente ho percepito lo stipendio di impiegato statale anche durante il lockdown, ma ci sono state persone meno fortunate di me. E poi dice, purtroppo volevo scrivere altro, ma ho il Covid, quindi gli facciamo i migliori auguri. Santo. Beh, diciamo questo, che io ho sostenuto e continuo a sostenere che un ruolo determinante nel successo dei 5 Stelle lo ha fatto la politica del reddito di cittadinanza, cioè la paventata minaccia che sarebbe stato cancellato. Ora, fermo restando che l'ausilio di Stato è una cosa sana e giusta se fatta in maniera adeguata, e non credo che mancherà occasione di poter aggiustare il tiro, perché lo Stato deve farsi carico di chi rimane senza lavoro o di chi non riesce a rimettersi in carreggiata. A questo punto volevo dire però un'altra cosa, che stamattina io ho ricevuto svariate decine di telefonate di imprenditori, anche importanti, della Calabria, che mi hanno confessato la loro scelta di voto per i 5 Stelle. In realtà la loro scelta di voto è stata per Conte, non per i 5 Stelle, come una sorta di riconoscenza, perché in maniera quasi corale mi è stato detto semplicemente: durante la pandemia noi, piccole aziende, imprenditori e via discorrendo, esercenti, abbiamo avuto un aiuto che ci ha dato Conte. Il governo che è venuto dopo ci ha completamente dimenticati. Noi, forse per riconoscenza, perché ci sentivamo obbligati, abbiamo votato non tanto 5 Stelle, ma abbiamo votato il partito di Conte. Ecco, questa annotazione del partito di Conte, secondo me, è da tenere molto molto in considerazione, perché colgo la battuta che adesso non ricordo se l'aveva detto la signora Saladino, se glielo farà fare Grillo, ma sicuramente Conte ha davanti a sé una scelta obbligata: o si fa un partito trasformando il movimento in qualcosa di istituzionalmente valido e serio, oppure rischia, come la storia ci insegna, che il movimento andrà di nuovo a sfaldarsi fino alle prossime elezioni in cerca di un nuovo Masaniello, in questo caso senza offesa nei confronti di Conte, che cerchi di recuperare e di portare alla vittoria le truppe senza neanche crederci molto, però alla fine è quello che è riuscito a fare Conte. Da questo punto di vista, chapeau. No, quindi tu dici che hanno inciso quelle conferenze stampa, quei bollettini che attendevamo con tanta ansia nei giorni del Covid per trovare una parola di conforto, per essere rassicurati, per trascorrere quei giorni chiusi in casa con la speranza che presto ne saremmo usciti, Domenico? Io penso anche che questo abbia inciso. Il personaggio c'è, non lo possiamo negare. Ma si è rivelato così. Vale dopo per tutti questa... una battuta di D'Alema che sarà rimpianto chissà per quanti secoli da quelle parti. Ha detto tempo fa: abbiamo preso il primo che è passato per strada, ma ci è andata bene, perché il personaggio c'è, ha rassicurato case, famiglie in quelle ore di disperazione. E devo dire che alcune misure, che sicuramente sono andate a deficit ma era necessario farle, sono state determinanti. Noi non dobbiamo mai dimenticare che con la gente che non usciva di casa non è mancato quasi nulla, veniva comunque percepito il necessario per andare avanti, sono state bloccate le cartelle, sono stati bloccati i mutui. Non credo che siano cose, diciamo, scontate. Tu mi dirai: Draghi avrebbe fatto lo stesso. Non lo so, non lo so. Per 2 anni l'Italia ha respirato e non è morta economicamente di pandemia. Questo vuol dire che il personaggio è entrato nelle case, ci ha saputo fare. Io non credo assolutamente che si sfalderà,
non credo più al partito di protesta, non credo più al movimento, nel senso che secondo me adesso è veramente razionalizzato. Conte dice non è più solo l'uno vale uno, fino a un certo punto. Poi si scelgono le competenze e quindi questo è il primo passo per un vero partito. La sfida è questa. È questo il vero partito ormai della sinistra? Questo è il punto. Però se fosse così che si è votato per una sorta di riconoscenza nei confronti di Conte, e avrebbe avuto una risposta su tutto il territorio nazionale. Ma perché lì ha giocato poi così sopra non lo spauracchio del reddito di cittadinanza. Saladino. Sono stata io a dire insomma di Grillo, perché Conte, credo lo avesse detto insomma la collega, Conte è una persona innanzitutto che sa fare squadra, anche Grillo è una persona che sa fare squadra, il movimento oramai è una squadra consolidata, soprattutto nelle ultime ore, insomma anche con i nuovi eletti e con la nuova squadra e con la nuova linea Conte. Pertanto io ritengo che tutto ciò che sarà deciso da oggi in poi all'interno del movimento sarà una decisione comune, è una decisione presa comunque con una prospettiva d'avvenire importante che guarda al futuro. Noi non siamo quelli che ci guardiamo indietro, ma siamo abituati insomma a guardare oltre ed in prospettiva. Il presidente Conte è sicuramente una persona buona, una persona che è arrivata agli italiani, soprattutto al cuore degli italiani, e con coraggio ha portato avanti le istanze del Movimento 5 Stelle, le istanze dei cittadini, ma soprattutto è riuscito ad entrare nelle case delle persone che oggi in qualche modo, prima dicevi perché non abbiamo ottenuto quel risultato di cui tutti parlavano e di cui tutti hanno avuto paura, ma noi quel risultato probabilmente non siamo riusciti a raggiungerlo, innanzitutto per l'astensionismo che sicuramente non è andato, è stato creato, e quindi la gente non è andata a votare, sicuramente non per il Movimento 5 Stelle, ma per chi ha governato, in qualche modo sgovernato fino ad oggi, e quindi la delusione da parte degli elettori. Ma voglio dire che quella gente a cui Conte ha fatto riferimento è sempre quella gente che si va a stuzzicare durante i periodi di campagna elettorale, e uno di questi è stato anche, oltre che il centrodestra e quindi la cozzaglia di cui ho parlato durante la campagna elettorale, che va dal PD alla Lega, è stata proprio quella che ha destabilizzato l'elettorato, cercando di non far capire e avere una mistificazione della realtà, considerato che parlavano dei nostri temi e la gente non ha avuto contezza, perché loro volutamente hanno fatto allontanare la gente dalla politica, non hanno avuto la contezza e soprattutto l'informazione giusta su chi ha fatto cosa. Ma noi siamo quelli che staremo tranquillamente, non proprio tranquillamente, all'opposizione, vigili, ma che saremo anche quelli che cercheremo sui territori di radicarci, di strutturarci, di fare formazione e cercare non di intortare la gente o comunque passare un nostro pensiero, ma cercare con il ragionamento e con la diplomazia politica di far capire alle persone che cos'è la politica e chi sono le persone che fanno politica. Professor Agnolo, proprio in un flash, un secondo, siamo in chiusura. Conta anche le physique du rôle del presidente Conte? Ma questo è indubbio, e tanto più la politica diventa anche una politica in cui si giocano le immagini dei leader, tanto più il physique du rôle diventa rilevante. Conte ha dato un contributo importante nella gestione della pandemia, ma ha saputo soprattutto giocare e vincere la partita della mobilitazione, della campagna elettorale. Non era scontato, considerando anche i feroci scontri che c'erano stati all'interno con Di Maio, alcune tensioni con Grillo. Faccio solo una battuta: nel 2018, oggi in Movimento, cioè, 5 Stelle sul 15% perde più dei voti. Si è bloccato. Ti abbiamo sentito a tratti, forse arriva qualche telefonata. No, stavo dicendo che, non so se mi sentite, l'ultima battuta, stavo dicendo il Movimento 5 Stelle passa dal 33 del 2018 al 15, naturalmente è un calo notevolissimo, una sconfitta notevole, però ci potremmo chiedere se senza Conte questo risultato sarebbe stato ancora peggiore. Probabilmente no, quindi probabilmente Conte ha avuto questa capacità di mantenere il partito. I sondaggi davano risultati molto molto peggiori già ad agosto.
Bene, grazie professor Ragnolo per essere stato con noi, ci ha dato alcuni spunti interessanti. Grazie ad Anna Falcone, l'abbiamo bloccata per oltre 2 ore, ma credo sia rimasta con noi volentieri, no? Sempre volentieri, professore. Nel racconto di questa giornata elettorale. Un grazie a Santo Strati, già stamattina l'ho bloccato, anche nel pomeriggio, lui deve lavorare, deve mettere insieme il giornale che domani arriverà dappertutto, questa Calabria Live. Grazie, buon lavoro e complimenti Santo per il lavoro che fai. Grazie a Domenico Martelli per essere stato con me già ieri, oggi, e a Maria Saladino, alla quale auguro di poter un giorno varcare la soglia del Parlamento. Spero, quando si andrà poi andando a rivedere le cose, evidentemente può darsi che qualcosa accada. Noi ci fermiamo qui, lunga e lunghissima diretta, siamo tutti un po' stanchi. Un grazie alla regia abilmente curata sempre da Luca Chito, Carmela Formoso che è stato un supporto importante anche nella definizione degli spazi dedicati all'informazione, e lasciatemi ringraziare la mia squadra, gli inviati da Rosalba Baldino a Isabella Roccamo. E poi il lavoro svolto in redazione importante, quello di Anna Franchino e quello di Gianluca Pasqua, e poi Francesco Straticò, spero di non dimenticare nessuno, i nostri tecnici, Enzo Leonetti, che l'avete visto raccontarci con le immagini ciò che accadeva, a Reggio Calabria, Mario Scarpelli da Catanzaro, sia Massimo Fino che Michele Cava per i collegamenti da Cosenza, anche Fabio D'Ippolito ha dato una mano a questa trasmissione, Giuseppe Greco, tutte le persone, poi ancora Piero Arena che è stato con noi e ha curato da stamattina poi dare la rassegna stampa e qualche grafica che avete visto. E ancora, dimentico qualcuno, no, Francesco Camposani che è stato alla Camera con noi, Giuseppe Costanzo alla messa in onda e il nostro Massimo Rocchetti, mai un nostro, come dire, il jolly della struttura, perché sempre disponibile e attento. E poi ancora il nostro raccontatore dei fatti di Reggio Calabria, Mario Meriadò, è stato anche lui straordinario come tutti quanti. Spero di non aver dimenticato nessuno. Se ciò fosse accaduto, chiedo scusa sin d'ora a qualche collega che non ho menzionato, ma mi pare questa è la squadra, questa è la struttura, questo è l'amore per questo lavoro, la dedizione, stringendo i denti anche quando si è stanchi, perché ciò che conta per noi è raccontare sempre con onestà intellettuale, con serietà e ricercando sempre la verità, i fatti, gli argomenti che vanno a prendere corpo nello scenario calabrese. Sulle elezioni torneremo naturalmente nei prossimi giorni. E vi dico che domani alle 15 manderemo in onda una bellissima intervista realizzata con il procuratore della DDA di Catanzaro, Nicola Gratteri, col quale abbiamo praticamente toccato tutti i punti salienti di quella che è l'attività di una procura antimafia, di quello che ha fatto. Parlerà anche dei propositi di un suo attentato portati, come dire, all'attenzione del governo italiano dall'FBI, e poi anche ciò che ha determinato poi il rapporto, il grande rapporto che c'è, il grande feeling tra la gente di Calabria e il procuratore per via di questa attività instancabile, continua nel raccontare le cose che produce la DDA di Catanzaro e soprattutto la cultura della legalità attraverso i suoi iscritti. È tutto. Grazie, naturalmente noi ci vediamo domani, altro giorno, altra storia, altri scenari,
altri racconti da fare. Arrivederci.